Signori e signori, bentrovati. Allora, eh, intanto, un saluto da Alessandro Geno, un saluto da tutta la Bolaffi, eh, dal 1890, grande realtà del mondo filatelico e numismatico. Il nostro, la nostra trasmissione è dedicata alla filateria. Cercherò di non dire eh, un giorno specifico perché, beh, lo posso annunciare in questo caso, per chi dovesse perdere l'appuntamento odierno, molto probabilmente. Eh, eh, certo se mi confermate tutto questo non accadrà ma molto probabilmente potrà apprezzare vedere eh, giovedì sera eh, con risposta in diretta in quanto sarà una replica ma attenzione eh, se sentite questo messaggio fra due giorni state comunque sintonizzati con noi perché facciamo una trasmissione proprio modulata alla possibilità di valutare nel pomeriggio e nella sera di conseguenza importanti scelte eh, filateliche, questo per motivi diciamo, tecnici legati proprio al, al, alla trasmissione di giovedì sera. Intanto parliamo di questo nostro appuntamento eh, rigorosamente da seguire, rigorosamente per gli appassionati, perché veramente ci sono tante cose da apprezzare, ma perché sarà l'ultima settimana dedicata, Bolaffi, al proprio pubblico televisivo prima del nuovo anno chiudono parzialmente i nostri uffici e di conseguenza, parzialmente cioè dipende dai giorni, ma siamo comunque eh, dedicati a quelle che sono le attività anche di fine anno, compresi inventari eccetera. E allora questo nostro fermo come ogni anno eh, riguarderà gli ultimi giorni del, del dicembre 2017 appunto e i primi giorni del 2018. Ci rivedremo in diretta, vedrete passare anche un'informativa, un, un croll così si definisce sul vostro teleschermo quando sarà il momento eh, è intervallato durante le nostre ore di trasmissione per dimmi Alberto ah, è appena andato e la vedrete poi ripassare ancora non passare una volta sola per, ehm, per dare appunto questa informazione quindi 22 22 venerdì 22 dicembre ultima diretta seguita sarà molto molto Cose molto importanti e eh, riapertura della nostra diretta. Lotto i canali. Allora abbiamo aggiunto il mercoledì sera dal lunedì al venerdì sui canali eh, consueti: con una differenza il di 132 diventa 129, ma rimarrà il 127. E sky ci potete vedere dalle 21 alle 24. Vi sto dando mille informazioni in una se voi leggete quello che passa e che passerà anche successivamente su tale schermo sarà certamente più chiaro eh, abbiamo un pomeriggio eh, per il nostro pubblico di invito al collezionismo sarà una trasmissione dal, dal 2018 dedicata sia alla filatelia che alla numismatica per l'unico pomeriggio della settimana dalle 18 alle 21 di martedì sul canale 129 e su Sky 825 ma tutto, ripeto, passerà proprio scritto eh, in, in sovrimpressione Ricordino sempre le diverse richieste. Ricordino comunque che i nostri uffici non saranno chiusi in questo blocco così lungo, il 27, 28, 29 saremo ovviamente aperti. Ma è proprio una segnalazione dedicata alle nostre dirette. Tra l'altro, dobbiamo anche prendere forza, nel senso, riuscire ad acquisire, a fare un po' diciamo magazzino con la M maiuscola su ciò che, e di questo vi ringrazio personalmente insieme ai miei colleghi, su ciò che avete, ci avete tolto, e di questo vi ringrazio, durante l'anno. Quindi andremo un po' anche noi a recuperare, a riprendere, a scegliere eh, degli oggetti, eh, francobolli e monete, che certamente serviranno anche per l'apertura delle nuove trasmissioni. Ma attenzione, intanto cosa certa sono i prezzi bloccati in quest'ultima settimana. Col nuovo anno... Punto interrogativo. Eh, non abbiamo visto un segno meno su nulla da francobolli a monete, quindi ci aspetto: il nuovo anno costerà 100 euro in meno perché beh, è passato di moda. No, grazie al Cielo non è così. Non sono oggetti che passano di moda, anzi, è un oggetto da collezione come la storia eh, rappresenta proprio ognuno di queste, di queste cose, di queste scelte che andremo a vedere. Alberto, alla telecamera, lo ringrazio. Eh, mh, tra l'altro, per quanto mi riguarda, appunto, è l'ultima diretta prima del nuovo anno, quindi come, ieri, come è stato per Lorenzo eh, ieri. Quindi eh, ringrazio ovviamente Alberto ed Enrico, bravissimi tecnici, ne ho visti tanti quando ancora avevo i capelli neri, eh, scuri. E eh, quindi grazie Alberto ed Enrico, sempre anche a Paolo, non dimentichiamolo. Eh, sempre per la loro perfetta assistenza come tecnici, cameraman e regia, Cristina, sempre che ci ha accompagnato durante questo anno e anche eh, Paola, che salutiamo, ultimo acquisto, Erika Forever, invece la nostra responsabile della logistica e colleghi Massimiliano che potrebbe farci una sorpresa, ma non vi dico nulla. E poi eh, ringraziamo anche Lorenzo, la Elena che ci ha seguito e eh, che è sempre comunque parte del nostro staff, impegnatissima nelle attività a Bolaffi. Eh, dimentico qualcuno, ma poi tutti i settori che eh, si, eh, si diramano in realtà dalla televisione, che vanno a toccare gli agenti, i consegnatari, i funzionari, eh, bravissime persone anche loro e soprattutto molto, molto di, grande, eh, di grande qualità. Allora... Poi farmi i saluti dopo, ma non finiscono qua le trasmissioni, quindi magari sarà venerdì sera un po' i saluti e gli auguri totali da parte nostra. Allora andiamo a vedere un po' di cosa eh, parleremo quest'oggi, sì, Guarda, li inquadriamo subito perché parlando da sole sono due serie che abbiamo alternativamente presentato e con alternanza anche trasmissioni, ma sono ancora disponibili, però attenzione, luogotenenza e fine della monarchia, termine molto... Di cui si parla in questi giorni, eh? c'è un forte parlare no? delle spoglie di Vittorio Morale III, come sempre poi si accendono le discussioni, questo fa parte credo della nostra, delle nostre tradizioni. No? Mm. Comunque, questa è la luogotenenza, è la fine della monarchia. Capitolo che, adesso, di cui non vedete Franco Bolli, che andremo a sfogliare assieme. Perché qui attenzione abbiamo veramente poche poche disponibilità. Posta pneumatica invece è un sistema allora innovativo e tutto sommato non del tutto tramontato, anche se è andato un po' in disuso, ma addirittura se ne parla ancora per far fronte agli hacker o quelli che possono essere il collasso dei sistemi tecnologici attuali, internet in primis. E quindi questa posta pneumatica può essere vista anche in una. Un'immagine futuribile, magari un po' revisionata eh, o rivista e eh, attualizzata, ma qui invece parliamo di un periodo storico anche molto interessante, ampio e che ha accomunato diverse nazioni. In primo piano vedete distribuiti eh, le scelte legate all'importante eh, all visione del, eh, dei singoli francobolli o di una coppia di francobolli, come quelli che potete vedere alla destra del vostro schermo. Eh, non, non entro subito nel dettaglio ma parliamo di eh, trasvolate, parliamo di eh, espressi, parliamo di, ehm, di RSI quindi mancoliste da utilizzare delle collezioni qua invece accanto poi attenzione ho dei francobolli che adesso sono state vedendo, delle collezioni che ancora non state vedendo, eh, li andremo a sviluppare un po' per volta in queste tre, nostre tre ore di diretta eh, e andiamo infatti a vedere il, la serie del decennale accompagnata invece dai segnatasse della Repubblica 47-54, infatti quelli che vedete a destra del vostro teleschermo, ve ne sono due assenti nella pagina, noi parliamo ovviamente eh, del nuovo tipo cifra al centro, così chiamato, eh, ovviamente nuovo relativamente a quello che andava a sostituire come precedente segnatasse e il decennale che, partirò proprio da questo perché è una bellissima serie, una bellissima commemorativa lunga, dovremmo dire lunghissima, eh, dedicata al decennale, cioè al decimo anniversario del Marcia su Roma. Quando ne abbiamo una disponibile, come in questo caso, o due disponibili, Ve le presentiamo costantemente. Quindi, se qualcuno dirà ma l'ho vista un mese fa, non è la stessa, è stata confermata l'ho vista due settimane fa. Se anche ogni settimana riuscissimo a darvi un decennale, lo porteremmo perché è una delle collezioni basic. Si potrebbe dire importanti comunque del Regno d'Italia 1932. 20 valori, pensate, 20, solo medaglie eh, supera la quantità di questi valori che corrispondono a tale serie, le medaglie del valore. Qui siamo eh, nella proposta decennale con 20 valori non linguellati, 60% di qualità, 435 euro la proposta numero 21. Gli slogan che appaiono eh, e che accompagnano le eh, diverse vignette, così si chiamano le immagini rappresentate su Franco Bollo, sono quelle legate ovviamente al regime. Il decennale parla chiaramente di questi eventi. Noterete come l'effige però non va a rappresentare certa figura molte volte quando si vanno a segnalare questi francobolli arriva sempre la chiamata o con frequenza, ma il Francobollo di Mussolini eccetera eccetera. Allora ovviamente stiamo parlando di storia, eh? null'altro, eh, ma eh, non si confonda con quello che ad esempio la di tedesco dove compaiono le di Mussolini e di Hitler, però sono un numero ben differente di eh, disponibilità ben differenti anche di diverso anno. Eh, qui possiamo apprezzarne la ricchezza, al di là ovviamente di quello che vuole essere il messaggio di riferimento, ci mancherebbe, ma anche come in pochissimi centimetri quadrati eh, ci sia uno sviluppo incredibile di eh, immagine, di effige. La propaganda, signori, nel 1932 non viaggiava attraverso spot pubblicitari, televisioni, radio. Eh, o manifesti e esistevano dei manifesti certamente ma erano oggi considerate vere e proprie opere d'arte ma erano assolutamente contenuti anche come livello di cartellonistica eh, anzi sto usando già delle parole un fin troppo esagerate su quello che era eh, la, mh, la presenza appunto della pubblicità questa è propaganda però propaganda che potremmo dire pubblicizza o perlomeno invita eh, a caratteristiche quelle voltate poi le vedremo perché sono dei bordifoglio quindi valore aggiunto valore aggiunto che non andiamo a, eh, a chiedere no, come prezzo in più valore aggiunto che però cioè prestigio aggiunto sul bordofoglio il francobollo bordofoglio che però non ha un prezzo più elevato eh, quindi qualità importante qualità del 60% Ma eh, mi correggo, abbiamo un paio di disponibilità, eh, paio di disponibilità e eh, come sempre andiamo anche a ricordare la differenza della Bolaffi, la differenza Bolaffi che si esprime attraverso la conoscenza, l'autenticità, la valutazione di insieme e singola di, ogni, ciascun, di, di ciascun singolo francobollo. E allora un invito a poter valutare e scegliere l'importanza appunto del, di, questa, di questa celebrazione con i 20 francovoli, 16 sono di posta ordinaria, 2 di posta aerea e 2 espressi, i primi a carattere commemorativo. In realtà, attenzione, Dobbiamo anche ricordare una presenza, la dobbiamo ricordare, legata al 50 centesimi o 0,50 lire che è questa. Quindi, eh, parlando di un'effigie a cui abbiamo fatto riferimento come il mondo dell'asse italo-tedesca, questa qua, mondo dell'asse italo-tedesco, questo è Mussolini a cavallo. Quindi, lo dobbiamo in questo senso, lo, lo, lo diciamo, eh. ripeto, attenzione, lungi da noi qualsiasi nostalgico riferimento o presa di posizione ci mancherebbe. Soltanto un aspetto tecnico legato alla storia. Su questo ci teniamo fortemente addirittura per i trascorsi proprio della Bolaffi in un certo senso di, di, ehm, storico proprio. Allora, ehm, quindi la vediamo e quindi l'effigie compare in questo senso mentre l'effigie frontale Mussolini-Hitler è quella dell'asse italo-tedesco. Ancora andiamo a ricordare eh, sull'espresso da 2,50 lire, eh, andiamo proprio a vedere appena possibile l'espresso da 2,50, così andiamo nuovamente nel dettaglio e ritroveremo a guisa di scultura l'effigie che abbiamo già segnalato, ma per il resto con queste uniche due eccezioni, eh, parliamo ovviamente della, eh, delle altre motivazioni, delle altre rappresentazioni eh, che vengono comunque propagandate attraverso questi francobolli. Bene, allora ci tenevo, a ecco sì, bravissimo, li giriamo perché voglio anche mostrarvi eh, il lato cioè mh, quelli che non abbiamo potuto vedere in modo corretto, girando semplicemente la pagina, la pagina è quella del Regno, attenzione, questa serie del decennale non la si trova acquisita quando vediamo le basi del Regno, ma va proprio scelta specificatamente, quindi chi è anche collezionista del Regno, questa importante serie non la lasci sfuggire. Vedete questa la grandezza di questi transatlantici, cioè se avviciniamo ulteriormente la telecamera, ci si dimenticherebbe di vedere un francobollo, le caravelle sullo sfondo, i transatlantici che solcano l'oceano, eh, ci si dimenticherebbe proprio di questa, di questa realtà. 4:35, vediamoli, sono questi due, giusto? Li stiamo vedendo tutti, o ce n'è un terzo? No, questo no, ce n'è ancora uno, giusto? Le paludi redente, eh? le paludi redente come gli atlantici, dei termini tipici del ventennio, le paludi, redente. Cioè, ehm, ci cioè addomesticate, redente, riportate a, a nuova bonifica, bravo, redente, pazzesco. Va bene, allora, eh, pazzesco e anche drammatico, dipende ovviamente dal singolare. Così. Allora, eh, andiamo avanti però perché eh, voglio mostrarvi subito... Dal 1932, una realtà che ho con me. Andiamo a vederle qui, va. ti prego, perché eh, voglio darvi un po' di lettura. Andiamo un attimo su questi due francobolli che eh, compongono il nostro proposta ulteriore. Sarei passato a R6 anche, ma ehm, vorrei dare un po' un intervallo su due momenti, certamente importanti storicamente, di, drammatici, come dicevo ma un po' troppo legati dal filo di simboli che eh, possiamo incontrare. Quindi rimaniamo, poi le vedremo, R6. Regno per interno così, espresso, chi non riconosce l'espresso, cioè chi, se abituati a vedere eh, il primo di posta aerea, ad esempio, ci porterà l'idea stessa dell'espresso come testimonianza. Quello che stiamo... Offrendovi per l'espresso interno, interno ed estero, vedete quello di sinistra, 25 centesimi, siamo al 1903-1908, i valori degli espressi cambieranno. Espresso poi non vuol dire più veloce, ma diciamo certo come, come consegna, cioè accompagnato. Non per forza veloce o più veloce di altra posta, poi avrà invece cambierà questo termine, verrà identificato con la velocità. L'espresso che stiamo vedendo è quello per l'interno, infatti, non porta scritta di altra, di altra lingua, 25 centesimi. Anche questa collezione del regno. 1903-1908, due valori non linguellati, 50%, 1900, attenzione, ricordiamo, quindi siamo veramente tra i primi francobolli del novecento, 230 euro è la richiesta, ci ha salutato chi? Antonella? Sì, Antonella e Mazzetto. Bene, come stanno? Bene. Bene, dai, non abbiamo svegliato Antonella, No, no. no. Ah. Io, io parlo piano, eh, Antonella se non vorrei turbare il sonno, eh, quindi no, parlo piano mica tanto, ma tanto c'è Enrico in regia che abbassa, abbassa il volume. 50% di qualità, Union Postale Universale. Allora, francese era la lingua veicolante, eh, le comunicazioni, gli ambasciatori, vediva, era il francese molto più dell'inglese utilizzato come seconda lingua, diciamo. Eh, e, il 50% dimostra una ottima, ottima qualità. 30 centesimi cambia il valore. Questo è quello per l'estero. Per entrambi 230 euro. Mm, 230 euro. Anche qui qualche chiamata ad analoga qualità. Oggi veramente ci siamo portati, abbiamo portato alla vostra attenzione il possibile e l'impossibile per mostrare al nostro pubblico la qualità di insieme, cioè eh, e soprattutto anche la possibilità di avere qualche chiamata in più, tengano ben presente che questi 230 euro potranno essere scelti o meglio pagati anche eh, alla consegna o contrassegno ne parliamo, potremmo portare a casa vostra, venite a ritirare i nostri negozi se per voi è pratico: Torino, Milano, Roma, Verona. E poi, ehm, oppure, ripeto, si possono spedire con contrassegno, col nostro Corriere. Noi tendenzialmente abbiamo piacere grazie alla vasta rete dei nostri eh, chiamiamoli pure funzionari, consulenti i vostri consulenti filatelici esclusivi Bolaffi e numismatici esclusivi di Bolaffi la possibilità di portarli a casa vostra dopo le feste, benissimo l'importante è bloccarli adesso valutarli adesso e chiedere adesso vi vediamo ancora una volta ricordando il numero di lotto perché il numero 15, vorrei rivedere gli espressi numero 15, vorrei vedere quei due francobolli insomma l'importante è eh, poterci eh, assolutamente mettere d'accordo o considerare qual è la valutazione che potete apprezzare e di conseguenza farla vostra. Eh? Benissimo. Allora, signori, 230 euro, proposta numero 15, mentre sì, assolutamente, abbiamo ancora l'altra possibilità di valutare un francobollo del Regno, lo vediamo perché qui abbiamo per la serie, sì esatto, benissimo. Per il centenario dantesco, la Divina Commedia, l'aquila, quella chiamata non emesso, eh, il mondo del naturale, il mondo dei francobolli non emessi, sono tutti mondi che eh, danno ancora più vitalità al collezionismo, ancora maggiore vitalità al collezionismo. E il Dante non emesso, che stiamo vedendo in questo caso. Il 15 centesimi Aquila non linguellato al 30%, ci sì, si sì, teniamo sempre il francobollo, è importante proprio considerarne l'anno che è il 1921. Che è una discreta rarità, cioè ah, raro, eccezionale, incredibile lo è. Ma usiamo termini adeguati e proporzionali, vorrei dire, anche al prezzo: anche al prezzo. E mentre troviamo il 15 centesimi violaceo, il 25 centesimi verde, il 40 centesimi bruno. Il famoso Dante non emesso avrà appunto questa caratteristica singolare particolare dove ricordiamo che l'intera serie sarà emessa in occasione del sesto centenario della morte di Dante Alighieri, e ovviamente centenario dantesco significa sesto centenario e ehm, venduta solo negli uffici postali ai capoluoghi di provincia, non valida per le corrispondenze dirette all'estero. Ricordiamo che nel blocco ceduto alla società Dante Leghieri esisteva un certo quantitativo di esemplari da 15 centesimi, quelli stampati in grigio, mm, il verde era il 25. Questo è un grigio, un grigio verde potremmo definirlo. Eh, stampati appunto in questa, con questa tonalità, colore col quale si intendeva originariamente allestire questo valore. E allora sulle caratteristiche proprio di questo, questo nemesso si fa forza un ulteriore tipo di collezionismo che è affine, considerato affine a quello dei naturali. La richiesta, attenzione, per questa proposta dove vediamo anche un bellissimo quasi Cesello come lavoro e come disegno della vignetta del francobollo stesso, ci parla di 530 euro non linguellato, 30% di qualità, proposta numero 17, ripeto l'anno 1921 anche se lo vedete bene identificabile e ben rappresentato sul nostro, sulla nostra facettina diciamo informativa che compare ogni volta molto puntualmente eh, rivolgendoci al nostro pubblico. Vediamolo. Bene. Eh. Ah, bravo Enrico, mi piacciono queste immagini che vanno e tornano sfumate eh? con Dante Alighieri, questo è l'inferno, lo vediamo, eh! Che ritornano con la nostra immagine e che vi danno modo... Eh ci credo che state chiedendo anche il famoso decennale. È una bella domanda, è una bella domanda. Eh? Eh, D'altronde ad esempio il Gronchi Rosa lo consideriamo naturale perché il Gronchi Rosa, perché comunque fu un errore, ma fu voluto eh, questo, cioè non voluto l'errore, ma fu voluto eh, il benissimo proprio per, come rappresentazione. Nel, eh, nello specifico di una, di una segnalazione diciamo, errata di confini, ma comunque verrà poi tolto per evitare problemi legati al, eh, a uno scontro possibile addirittura eh, tra le ambasciate. E quindi anche quello viene considerato un naturale. Anche questo viene assolutamente considerato un naturale, dico affini perché naturale molte volte è una stesura mancata di inchiostri. Poi ci devono essere caratteristiche di Francobollo. Anche questi non emessi, entrano naturali, anzi facciamo vedere magari proprio il nostro catalogo. Eh? Lo possiamo vedere eh, ecco inquadriamo un attimo. Um, benissimo, vediamo così, diamo l'occasione anche di invitarvi alla scelta dei, eh, di quelli che sono i nostri i nostri cataloghi. Si va sul catalogo dell'Italia, si va nel 1921, perché in fondo abbiamo delle caratteristiche legate alle, a quelli che sono i naturali della Repubblica. Eh, e poi precedentemente c'è il capitolo dei naturali degli antichi stati. E eh, quindi vedete, infatti, tra i naturali degli antichi stati parleremo, il confronto esiste ed esiste proprio con il 15 centesimi aquila non emesso. Quello che vediamo, francobollo naturale, in questa posizione, eh? quello di destra. Eccolo qua, aquila non emesso e il titolo è quello che ci porta nel catalogo esattamente, ma il naturale nasce con la storia dei francobolli, eh, signori. Il francobollo naturale nasce proprio con questo momento storico, eccolo qui: francobolli naturali, vedete, antichi stati, regno d'Italia. E poi ci sarà francobolli naturali, repubblica. E il catalogo è questa pagina, eccola qua. 2017. Ah, ma sta diventando vecchio: fra pochi giorni uscirà il nuovo? Non è così, signori. Eh. L'uscita annuale non è assolutamente legata al mese di gennaio. Quindi, eh, quindi sappiano arrivare per tempo e sceglierla tra l'altro 10 euro senza spese di spedizione viaggia fino a casa vostra pagate il contrassegno se vi è comodo proprio in tal senso allora procediamo ancora perché eh, facciamo una curiosa lettura importante però lettura su quel tipo di collezionismo che poi può essere ancora scoperta questa sera questo pomeriggio dedicato sia alla Repubblica ma ai segnatasse. Già dall'antico mondo dei Francovolli, Italia a periodo antico oppure ehm, addirittura eh, antichi stati italiani si parla di marche per giornali, ci sarà poi segnatasse, ci saranno dei valori che non sono quelli di posta ordinaria e mediamente i segnatasse non venivano abbelliti con chissà quale effigio, immagine eh, di eh, lo stesso re, eh, tendevano a farsi rappresentare su quelli che erano tipicamente dei segnatasse, anche se francobollo è comunque una tassa no, che permette di consegnare, di portare la corrispondenza. Un, un, uh, usiamo questo termine non così precisissimo. E non così aderente proprio al concetto di segnatasse. Non è post-ordinaria quella che stiamo vedendo, ma appunto appartiene tra l'altro alle prime serie della Repubblica perché siamo nel 1947. Esattamente, 1947-1954, chiamate cifra perché la cifra è indicata come protagonista centrale seppur con una bella decorazione geometrica, eh, un'interpretazione un anche singolare nei diversi colori che corrispondono ai differenti valori. E per i segnatasse che stiamo vedendo, tasse, cifra, filigrana ruota, 14 valori non linguellati, 40% di qualità, chi colleziona Repubblica, signori? I primi anni di Repubblica, cosa dobbiamo dire? 40, da prima serie, dalla democratica in poi, che ancora la Repubblica non era sancita come tale, agli anni 50... Che sono serie molto apprezzate, ancora accessibili, ma molto apprezzate. Non fermatevi però alla posta ordinaria, perché non è che ci sia un panorama immenso. Ma prima compro le serie di posta ordinaria, poi posta aerea, oppure poi vado a scegliere segnatasse, poi. Ma fatelo quando capitano, specialmente con questa specifica caratteristica. 200. Attenzione, scusatemi, 270 euro non linguellati con un 40% di qualità, 40% di qualità signori. Questa veramente io mi permetto di segnalarlo agli amici all'ascolto, anche perché su una chiamata, guarda... Il certificato. A 270 euro. Cristina tu sai che è? È. E ma perché cifra vuota? Brava. Ma non tutti l'avranno, lo sai, sotto una certa cifra non si potrebbe, è eh? Eh, guardalo qua, cari cari, non fatemi fare i nomi, i cognomi mai, ma non fatemi fare i nomi. Poi mi arrivate dopo, ma io ho visto quel giorno che è stato presentato 270 euro, eccolo qui, 14 valori, cifra ruota, 20 lilla chiaro, 20, 25 eh, rosso marrone e i 50 eh, lira azzurro turchese con cioè i tre francobolli più rari, più celebrati, con queste caratteristiche. Non utilizzare queste marche, o meglio queste sigliatasse, significava dover avere altri francobolli e spendere cifra analoga tenendo questi da parte. È vero, non siamo in un periodo dove la filatelia era qualcosa di lontano. Tanti sono come erano i collezionisti, quindi già sul regno si collezionavano segnatasse opposto eh, a non ordinaria meglio qui su Repubblica la storia continuava in tal senso 40% allora lo vediamo subito voglio farti vedere anche la qualità indicata specificatamente sul nostro certificato sapete cosa significa signori non spendere... Beh, certo, le risparmio, so cosa significa. Sapete cosa significa quel 500 lire in quegli anni? Eh, quel 500 lire in quegli anni? Voilà. E, erano, erano soldi, signori. E non sono stati spesi. Dobbiamo sommarli tutti, il 500, il 150, il 25, il 20, il 12, il 10. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eh? Belli. Lo posso dire anche come stato di conservazione, di qualità. 40% direi quasi ingeneroso. Quasi ingeneroso verso questa serie. Non spietato, ma ingeneroso. O meglio, molto, molto severo. Sono bellissimi. Molto severo. Anche questi presenti nei nostri cataloghi proprio nel diciamo nel capitolo dedicato al, a, que, a, quel, a, quel, a quelle particolarità di posta non ordinaria che contraddistinguono questi, questo momento storico. Allora vedete un po' che sarà il modo giusto, a mio avviso, per procedere con le vostre richieste e con le vostre scelte. Ci tengo a mostrarne eh, più con certa velocità perché possiate vederne il numero che vi soddisfa. Ricordiamo, ti ripeto il numero, scusami, il numero 30 a 270 euro soltanto. Bene, bene. Eh, mi attardo un attimo a presentarvi questa... Questi Tassi, mi attardo un attimo a darvi questa realtà e eh, l'avete sentito parlare e allora prepariamoci a vederli. Prepariamoci a vederli perché l'avevo accennato in precedenza. Allora signori, per chi vuole cominciare o un percorso oppure entrare nel vivo di un certo periodo storico, stiamo parlando degli anni 40 qui signori. Eh? Stiamo parlando degli anni 40, l'emissione durerà diversi anni, ma l'origine di tutto è il 1947. Poco prima si era, consumata, si era consumato il regno, si era consumata la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e ancora se ne pagavano le conseguenze. Ma nella storia della seconda guerra mondiale dobbiamo far entrare di diritto grazie questa proposta che ho qua di fronte a voi, eh, che ho qua di fronte a voi, questa proposta che andiamo a collocare e a leggere assieme attraverso l'album che vi andiamo a offrire. Il capitolo è un capitolo che torniamo per l'ultima volta quest'anno a presentare per l'ultima volta, album del regno in regalo, pagine della Repubblica Sociale Italiana in regalo RSI dove, pur non essendo uno stato riconosciuto da tante realtà di altri stati, comunque ebbe una sua emissione di francobolli, ebbe una sua realtà di francobolli del regno sovrastampati con diversi acronimi, GNR, Guardia Nazionale, ecco. Repubblicana, la storia che noi stiamo sfogliando eh, è fatta all'interno dell'album di queste pagine. Andiamo a vederle, è un capitolo storico eh, che vogliamo proprio fortemente ricordare, cioè ricordare nell'ambito del regno. Eh. Quindi giriamo ancora le pagine. ecco qua. E vedete come entriamo poi attraverso la storia sì, sì, sì. durata un paio d'anni. Mm. Possiamo rivedere eventualmente, è bellissimo. Mi fai un attimo rivedere la filigrana vuota, la precedente? La rivediamo un attimo all'attenzione del nostro pubblico? La rivediamo, ecco questa qua, sono al telefono con noi, quindi possiamo invitarvi alla scelta di questa bella, la sto rifacendo rivedere, la passiamo nuovamente in, in rassegna a 270 euro. Ricordiamo non ci sono spese di spedizione. Eh, al di sopra dei 125 euro non vi sono spese spedizione si fa spedita, se no potremmo consegnarvela eh, con immenso piacere. Repubblica, importanti anni di Repubblica. Si va un po' a Comunque allora facciamo così. Lei a ritirare a Benissimo, allora vediamoli. vediamoli con calma. Possiamo accontentare qualche chiamata, signori, eh? qualche chiamata. Su questa bella serie che mostriamo da un po' di tempo, che non vedevamo eh, quando ci sono, vanno in conferma e di conseguenza è un po' più difficile poterle ricordare. Mettiamo anche questa insieme. Certamente... Grazie a chi ci segue Perché il pomeriggio e grazie a chi per ci per per segue più la più sera. Più al, di allora, al limite, conoscerai il signor Massimiliano, il nostro Massimiliano a Milano insieme a Walter. Walter adesso è con noi in televisione, Massimiliano anche lui. bene allora stiamo intanto vedendo ancora un attimo ci sono diverse richieste eh? diverse richieste attenzione ricordiamo sempre che tutte vuoi venire un attimo con me così vuoi venire un attimo con me così ricordiamo bene ricordiamo bene ricordiamo sempre che la scelta non è mai impegnativa, è sempre un invito di qualche nuovo telespettatore, è sempre un invito a vedere per poi decidere quando li avrete di persona. Eh, chiaramente non possiamo garantire consegna entro Natale, diventa un po' difficile, a meno che non sia veicolato specificatamente in una certa direzione di... Eh, non so, dei nostri negozi, allora questo diventa certamente impossibile, ma se no, attraverso i nostri agenti, funzionari, sarà per noi un piacere portarla a destinazione. Intanto, intravedete alle mie spalle una busta di cui poi parleremo, ma ci prepariamo nuovamente eh, a rivedere. Anzi, sapete cosa lascia vedere? Mandiamo un attimo due informazioni: i nostri due spot on demand. E poi il cambio di canale, perché ci sarà un cambio di canale col nuovo anno. Ma chi, vede, chi ci vede sul 132 passerà al 129, lo vedete comunque. Eh? Avrete modo comunque di vederlo e di apprezzarlo. Allora, queste sono notizie importanti perché eh, dal nuovo anno c'è questo semplice cambio. Vediamoli un attimo insieme questi due spot. Col vecchio anno lasciamo il canale 132. Benvenuto al canale 129. Per esservi più vicini vi aspettiamo tutte le sere da lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24. Non mancate! A oggi Bolaffi TV è anche on demand. Cerchi una moneta particolare? Manca un francobollo alla tua collezione? Li presenteremo in diretta tv nell'ora e nel giorno che tu preferisci. Richiedili telefonando allo 011 55 76 340 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30. Oppure manda una mail tv.chiocciolabolaffi.it. Saremo felici di presentare le tue richieste e di soddisfare ogni tua curiosità. Ritorno sul Trespolo come vedete, quindi queste informazioni valgono poi dal nuovo anno, on demand vale sempre. Ritorniamo a vedere luogotenenza, stavamo sfogliando le nostre pagine, ehm, ma ricordiamo anche un attimo il decennale quella serie che abbiamo mostrato in apertura di trasmissione ormai circa 40-50 minuti fa che è quella che stiamo adesso vedendo e il decennale è infatti la proposta numero 21 ricordiamo 435 euro 435 euro proposta numero 21 ma la vediamo proprio un attimo così nel, nell'insieme o... Alcuni, alcuni dei 20 valori che andremo a presentare. Perfetto, grazie, Enrico. Allora, questo album, stavo dicendo, che riguarda e concerne il Regno, vi verrà offerto, chiamiamolo regalo di Natale, beh, è un dono, tutte le pagine della Repubblica Sociale Italiana, quindi RSI, posta ordinaria, ma non solo, vi verranno offerte. Abbiamo una, eh, diciamo, una, una parte... Sostanziosa di questi due anni di RSI che però emisero Francovolli sovrastampando, ad esempio, questa serie imperiale. Vi diamo una buona base, non tutti gli altri li sceglierete poi come mancolista, cioè diciamo, manca questo, lo troverò, lo presenterete, lo sceglierò. Guardia Nazionale Repubblicana, la sovrastampa della serie appunto imperiale. Ed è quindi una caratteristica tipica di questo 1944 del Regno d'Italia, o meglio, regno slash si direbbe trattino RSI. 44 e 45 sono gli anni, eh, scusate, 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 43 e 44 sono gli anni. 58 valori francobolli che andremo a offrirvi, che andiamo a offrirvi, 58 valori, quindi una buona quantità. Ma soprattutto delle caratteristiche non linguellate, non annullate, sono sovrastampate. Vedete il fascio littorio nel nero e nel rosso. Repubblica Sociale Italiana, diverse erano le sovrastampe di questi francobolli. Ovviamente un numero inferiore è quella che era la serie, ad esempio, dell'Imperiale utilizzata qui, Fascetto, così si chiama, per via della sovrastampa con l'effigio del Fascetto. Poi altre pagine, ovviamente, che potrete completare. Intanto io vado a girare ancora eh, queste. queste queste pagine e le pagine stesse, I Fratelli Bandiera, la richiesta, attenzione, la richiesta per la proposta numero 27 di 299 euro, 299 euro. Se le vedete storti, non è storta la pagina, ma è solo la mia posizione dell'album rispetto alla telecamera, E eh? quindi eh, non è assolutamente colpa di, di nessuno, tantomeno dei nostri cameraman, e eh, approfittino l'album in regalo, ovvio non credo sarà quella la motivazione, ma certamente fa molto piacere poterla considerare alla stregua di quanto vi stiamo offrendo. Tra l'altro è stato un capitolo di cui abbiamo dato recentemente un po' una messa in ordine, non che non si conoscessero prima. Non che si conoscessero prima, posso girare le diverse pagine, eccole qui. Posta aerea. Quindi avete tante pagine per le importanti serie, ripeto che facevano riferimento quasi dare una continuità dopo eh, la resa, dopo l'armistizio del settembre. Eh, il famoso armistizio di Cassibile, il 3 settembre del 1943. È come se la continuazione del Regno d'Italia spettasse, si assumessero eh, in un certo senso la, 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 la responsabilità eh, di continuare questa tradizione. Non entriamo in commenti, ovviamente il Regno RSI partecipa nel nord Italia in, eh, in vicinanza con quello che erano le truppe tedesche, è ovvio. Fascetto ancora, vedete le di Vittorio III, eh, ehm, ma anche vediamo la RSI che ha e eh, emette stampa francobolli specificatamente cosa vuol dire monumenti distrutti ma anche questo diventava una propaganda cioè si rappresentava il danno fatto dagli alleati ma lo stesso si potrebbe dire da altre parti no? eh, però questi erano francobolli che avevano una loro efficacia eh, vediamoli tutti 299 euro Propaganda di guerra specificatamente legata proprio a questa serie, propaganda di guerra che vediamo anche qui all'interno, non le pagine d'album le diamo, abbiamo qualche chiamata disponibile signori, abbiamo qualche chiamata disponibile. Poi attenzione, eh, lo voglio ricordare, vi sono alcune rarità che a qualità elevate costano delle cifre di Giusta importanza, non voglio dire inarrivabili, ma di giusta importanza. È una serie molto molto apprezzata su questa base di 299 euro. Io continuo a girare le pagine. Questa è appunto è la, la propaganda di guerra, sempre legata alla sovrastampa pacchi postali, ne abbiamo parlato poc'anzi, qui siamo però nel 43 e nel 44. Che potranno vi presenteremo poi in futuro? Di guarda dei pacchi postali di RSI, eh, costa tot benissimo. Andiamo ad aggiungere adesso. Facciano questa base che porta veramente a una collezione. Che è un capitolo che può essere fine a se stesso, oppure può entrare nel regno. Oppure dire io voglio collezionare i francobolli che vanno dagli anni '40 agli anni '50. Eh, qu questo potrebbe essere un'altra idea. Eh, sì, ma va bene, adesso li sfogliamo proprio per far vedere i diversi capitoli che appartengono al uh, Regno d'Italia, ma grazie soprattutto... RSI, grazie, 299 signori su 58 valori. Allora lo teniamo un attimo qui, proprio col titolo che si veda nell'insieme, eh, che si intraveda nell'insieme. Voglio mostrarvi intanto anche il catalogo. A voi arriveranno in si e eh, li collocherete, cioè nella taschina vi è l'effigia proprio del francobollo, la collocherete in quel punto. Ci sono persone che hanno collezionato eh, francobollo dopo francobollo dell'RSI. Noi vi diamo già una partenza che vi fa risparmiare tempo, ma che non vi toglie il piacere del collezionismo che è fatto anche di tempo dedicato. Le due cose hanno per noi particolare valore. Quanti ma quanti saranno? Beh intanto dobbiamo ricordare che si tratta di due, anni del, del, di due anni, quindi non si tratta di, un, di, di 20 anni o di 100 anni, vado per assurdo. E eh, la collezione di RSI la possiamo, anzi la vediamo proprio assieme. Repubblica Sociale Italiana è quella che vediamo nel nostro catalogo a pagina 195, eccola qua. Repubblica Sociale Italiana e che andiamo a segnalare con eh, queste specifiche caratteristiche dedicate. Vedete, 43-45 l'anno, fondamentalmente 43-44 come inizio delle emissioni. Vedete, queste sono le sovrastampe che vengono utilizzate: GNR, Fascetto, Repubblica Sociale Italiana le diverse tipologie dei francobolli mi tiene aperta l'immagine che ti faccio vedere quante pagine sono la RSI ecco qua la seconda vedete scusatemi la seconda ecco qua la terza e basta e basta eh? e basta quindi infatti ci fermiamo al 1944 per quanto riguarda i recapiti autorizzati ehm, il fascetto, l'espresso, i monumenti distrutti che abbiamo visto che sono qua presenti ma guarda che sono interessanti eh, vi ricordate i fratelli Bandiera? guarda un po' in basso so che vi sto un po' mostrando brava bravo Paolo, bravissimo bravo Paolo, bravissimo eccoli qua ma non solo, eh, solo. nell'ultimo capitolo, nell capitolo, anzi nell'ultima, vi mostro l'inedito di Bolafi World, il nostro, eh, la nostra rivista per eccellenza, c'è proprio un articolo dedicato al, eh, a questa serie, alla Repubblica Sociale Italiana, questo è Bolafi World, il nostro house organ, eh. Eh, e qui abbiamo la Repubblica Sociale e qui abbiamo le Ecco i fratelli Bandiera e qui stiamo vedendo questa bella importante collezione. Eh, bella importante collezione. Allora, grazie per le eh, state con noi, possiamo vedere ancora una volta sfogliare una volta insieme le pagine. In regalo l'album, in regalo le pagine d'album, in regalo la rilegatura. È un album che come accade per Regno d'Italia, questo capitolo poi, cioè, ma io ho già gli album del Regno d'Italia, Bolaffi, bene, aggiungano un capitolo importante, sono gli ultimi anni e siamo, sapete, una bella collezione molto interessante, fare dal 40 al 50, un decennio che è ricchissimo di storia, di capovolgimenti, perché dal Regno si passa alla Repubblica, quindi è importante. E a 299, ma sì, ma allora mi manca poi quello, chissà quanto. A 299, vi togliete una bellissima soddisfazione, bellissima, quella di poter entrare in questo importante momento storico che adesso stiamo sfogliando insieme a voi. È chiaro che tutto è stato già definito, si conoscono quali sono i francovoli ma andava un po' messo a norma diciamo, l'album, andava un po' mostrato nel modo giusto, cioè il nostro capitolo doveva essere un po' rinverdito. C è una serie, ripeto, importante che quando andiamo su certi valori mancolista così chiamati, cioè quelle proposte singole che nell'album abbiamo, può arrivare anche a quotazioni molto importanti. Ovviamente parlando di qualità molto elevate, eh? andando proprio a definire qualità molto elevate. Io li spoglio ancora perché ovviamente vedete il punto dove i francobolli sono presenti nella taschina e dove sono assenti. Ma non è che quell'assente, mamma mia, sarà introvabile, lo presenteremo, magari presenteremo una terza, un terzo, una terza parte che ci potete che potete seguirci e di conseguenza eh, avere proprio questa, questa bella possibilità. Quindi siamo eh, dentro alla proposta di 58 valori 299 euro. Allora facciamo vedere una cosa signore oltretutto. Allora eh, gli sfogliamo ancora una volta assolutamente. Grazie per le vostre chiamate. Dell'album. Allora, però signora, io l'unica cosa che posso fare è dare un altro numero di telefono, perché io i prezzi degli album. Possiamo chiamare domani dalla sede, Cristina? No. chiamiamolo noi domani dalla sede eventualmente. Eh. Siamo sempre pronti a cercare, grazie per le diverse richieste che stanno giungendo. Relative... No, ricordiamo bene, signore, una cosa: questo che noi vediamo è un catalogo, catalogo perché il catalogo costo 10 euro, rappresenta le serie di Francobolli, no? del Regno, Repubblico Repubblica, in questo caso Italia. Mentre l'album. Scusate, dico una cosa magari ovvia, ma non è detto se così: l'album è quello dove si possono riporre i francobolli. È vero che il nostro è un po' singolare perché è un album parlante, cioè al di sotto della serie troviamo delle indicazioni specifiche eh, di, ehm, di, di note al francobollo stesso. Ora, attenzione perché abbiamo sempre in questa realtà vieni pure a vedere in basso, abbiamo questo francobollo che è il 50 lire, esattamente questo, 50 lire di Firenze, detto anche il 50 lire viola Firenze, sovrastampato, eh. quindi troviamo... delle realtà che ci accompagnano proprio a delle scelte di particolare importanza, eh, di particolare significato, come ad esempio abbiamo anche quello Verona, così chiamato, è proprio dedicato o meglio segnalato in tale specifico ambito. Eh, sì, sfogliamoli ancora un attimo, ti prego, andiamo ancora a sfogliarli un attimo, ancora andiamo a vederli insieme. Nuovamente, eh, nuovamente. Sì, però è... allora, sì, esatto. Sì, però... Esattamente. Dividiamo ancora perché sono tutti al telefono, signori. Quindi sono, e eh, lo so, che è giusto che si appassionino così ed è bello. potervi invitare specificatamente in questo senso. E proprio su quello che abbiamo, vi abbiamo mostrato, quello spazio mancante, attenzione, vi presentiamo un top lot al 70% di qualità, quindi uno dice ma io voglio una qualità media giusta, corretta, quale sarà la qualità media giusta, corretta, eh, si fa in fretta a vederlo proprio andando sul nostro eh, catalogo e valutando sul nostro catalogo, ma eh, parliamo di cifre ovviamente differenti. Però qui abbiamo un top lot dato dalla rarità della qualità. E eh, questo è proprio importante poterlo ricordare. Rarità della qualità. Infatti la qualità media di un 50 lire viola Firenze è quella del 60%, lo andiamo a indicare. 60% di qualità. Altri francobolli avranno i 60, altri ne avranno eh, il, il 50. Mentre quello che adesso noi andiamo a presentare è un 70% di qualità, eh, alto, eh, alto collezionismo, lo andiamo a inquadrare e il fascetto, quel fascetto rosso sul 50 lire viola Firenze, viola lilla così chiamato, e lo andiamo a centrare subito, guardatene, la qualità la si può veramente apprezzare, è ingrandito 18 volte, non c'è un micro difetto, un micro difetto, eh? quindi teniamolo prontamente alla vostra attenzione, eh, siamo appunto nel 1944 come anno, il viola lilla scuro, 50 lire di Firenze, Perché questo di Firenze? Perché la direzione postale provinciale di Firenze gli mandato alla locale tipografia Val Giusti di approntare la sovrastampa anche dell'alto valore da 50 lire. 50 lire nel 1944 erano fior di quattrini, fior di quattrini, 70% di qualità. Per la proposta numero 28 la richiesta 3.325. Questo non significa che sia un francobollo inarrivabile, è una cifra assolutamente corretta per una simile importante rarità, né significa che dice allora non faccio collezione perché devo arrivare a spendere certe cifre. Si troverà una qualità più bassa, sempre comunque apprezzabile e costerà meno. Allora, l'invito è quello di poter scegliere, entrare proprio specificatamente in questa proposta per poi modulare in base diciamo, al vostro budget questa collezione. Ma questo è dedicato proprio ai grandi: eh, al grande collezionista, a chi sceglie la purezza, eh, impurezza, Francobolli impurezza. Potremmo usare, ci sono dei termini quasi. Enologici che possono essere compatibili con la filatelia, vanno spesso a braccetto assieme, eh? senza fraintendimenti, ovviamente. Allora lo stiamo vedendo, è straordinario: straordinario. 3325. Voglio ancora ricordarvi: questo è il profilo, eh? scusate, mh, preso un po' degli eventi. Questo è il profilo di Vittorio Emanuele III. Eh, Vittorio Emanuele III. Abbiamo già mostrato le varietà che qui vengono presentate nero su bianco, ma che eh, abbiamo di che poter apprezzare, apprezzare come studio del nostro catalogo e sono, vedete, questi qua i fascetti che vediamo, GNR, le iniziali che vediamo, tutto ciò che andiamo a indicare. Grazie, un catalogo complimenti a una gentile telespettatrice. Telespettatrice e telespettatore. E telespettatore, benissimo, ma che bello quando si è in due, eh? È vero perché eh, eh, capita, eh, signori molto dice, ma chiama te, è bello questo in due scegliere, ma no chiama te, ma no chiama te, dai proviamo, sentiamo. Hanno ragione, eh? Benvengo, quindi un saluto alla gentile coppia che ci ha appena chiamato per un catalogo. Eh, sentivo Venezia o qualcosa di simile. Ah. Alessandra, ah, benissimo Alessandra, si vede che presentando Firenze mi viene in mente Venezia per quanto riguarda eh, la, il, la RSI. Eh, bene, catalogo benissimo, andiamo ancora avanti con eh, la nostra presentazione, Anzi, torniamo ti prego, scusami a quella rarità, a quel top lot che non significa spendere 20.000 euro ma grazie Enrico per l'indicazione in alto, eh, top lot capolavoro, va bene anche capolavoro, perché? è un capolavoro relativamente a questo momento storico alla storia del, della filatelia relativamente eh, al, eh, al contesto storico poi ci sono capolavori che costeranno 20.000 euro 50.000 euro ma lo usiamo lo stesso indipendentemente dal prezzo eh? indipendentemente dal prezzo bene bene, ancora sì, sfogliamola per l'ultima volta, dai, va bene, sfogliamo per l'ultima volta RSI, andiamo ancora una volta a vederla insieme ricordandone le scelte migliori, ricordando la possibilità migliore rivolta al nostro pubblico, 200 e... Ad esempio questo album ve lo diamo in regalo, è chiaro che essendo un album che ha tema eh, dovrà avere nella casella giusta il francobollo giusto, perché ha tema. eh quindi non va vabbè mi serve un album con taschine, ce l'abbiamo, rivolgetevi pure a noi e noi ci attiveremo di conseguenza. Allora, per l'occasione diamo brevemente eh, la nostra indicazione, il nostro segnale ai negozi, dei nostri negozi che trovate in Torino, Roma, Milano e Verona, in centro città, con i relativi indirizzi. Abbiamo una proposta di quattro minuti circa per mostrarveli, così eh, chi sta chiedendo anche sotto Natale come sono ubicati, eccetera, e poi procederemo con un'altra serie dedicata sempre agli anni, agli ultimi anni del Regno, di cui, ripeto, se ne parla in questi giorni per delle, eh, degli, degli eventi, dei fatti di cronaca, cronaca cioè di... Co, di, di, di di, di contemporaneità, di storia contemporanea, eh? come la traslazione delle spoglie di Vittorio Emanuele III e di sua moglie Regina Elena, quindi lo citiamo come fatto di cronaca. Andiamo a vedere però dove potete trovare negozi volaffi, se per voi è comodo giungere in Torino, Milano, Roma e Verona, se non vi raggiungiamo voi, noi dove volete. Spazio alla regia, 4 minuti insieme e poi ripartiamo con le altre serie. Il negozio Balaffi di Torino, situato nella sua sede storica nel cuore della città, è pronto ad accogliervi per farvi conoscere l'affascinante mondo del collezionismo filatelico e numismatico. Il personale del negozio vi attende con competenza e cortesia per offrirvi un'ampia scelta di ciò che non è semplicemente una passione, ma anche una concreta opportunità per diversificare i vostri risparmi. Bolaffi, dal 1890. Per noi la storia è un oggetto da collezione. Milano, vicinissimo al Teatro della Scala e Piazza Duomo, in pieno centro, è presente il negozio Bolaffi azienda leader nel mondo filatelico e numismatico. Il negozio è punto di riferimento per gli appassionati collezionisti, ma anche per chi vuole scegliere un dono che si mantenga inalterato nel suo significato. Accolti dal consueto stile Bolaffi del suo personale, un mix di professionalità e cortesia, potrete conoscere le grandi potenzialità che questo collezionismo offre e scoprire l'opportunità di scelte che sono il valore del tempo nel tempo. Bolaffi dal 1890, quando la storia è un oggetto da collezione. Nella romantica città di Verona, a pochi passi dall'arena e dalla casa di Giulietta, si trova il nuovo negozio Bolaffi, situato in un prestigioso palazzo d'epoca. Il personale del negozio vi attende con professionalità e cortesia per farvi scoprire il piacere e la passione del collezionismo di monete francobolli. Un viaggio nel tempo, ma anche nell'attualità, per chi cerca un regalo durevole o un vero e proprio bene che mantenga il proprio valore nell'imprevedibile volatilità dei nostri tempi. Polaffi, dal 1890, per noi la storia è un oggetto da collezione. Bolaffi di Via Condotti nel cuore di Roma vi attende con la consueta competenza e cortesia del suo personale per farvi conoscere il piacere e la passione del collezionismo filatelico e numismatico. Questo incontro, per molti, sarà la possibilità di ampliare e perfezionare la propria collezione. Per altri, l'occasione di scoprire il fascino della storia testimoniata da valori durevoli nel tempo. Per tutti, la possibilità di trovare un regalo da donare che mantenga quella solidità che origina nel passato, vive il presente e si estende come certezza nel futuro. Bolaffi, dal 1890, e il piacere di offrirvi la storia in un oggetto da collezione. Ah, perfetto, sì, 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 ok. Sì, 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 ci siamo, eccoci. Allora, momento storico di Derente, o perlomeno, eh, quasi, quasi contemporaneo, ma il passo successivo sarà la luogotenenza e fine della monarchia. In realtà la luogotenenza viene già con l'abdicazione di Re Vittorio Emanuele III. E questo capitolo con le pagine che state vedendo entreranno, ad esempio, nel volume precedente o oh, scusate, nell'album precedente e potrete collocarlo dove, ancora una volta, in questo capitolo si andrà a eh, narrare, a raccontare la storia, eh, che, eh, che ricordiamo, diciamo, speriamo abbastanza con fresca memoria dell'ultimo dell'epilogo finale della seconda guerra mondiale, ma anche quello che concerne lo scacchiere internazionale e l'Italia stessa, no? la fine del conflitto per intenderci. L'accordo stipulato eh, il 5 giugno a seguito delle Liberazioni di Roma e eh, Vittorio Premere III nomina luogotenente generale del regno il figlio Umberto, ovviamente Umberto II, e ne abbiamo indicazioni, il famoso re di maggio, ma dal punto di vista filatelico c'è un percorso particolare nel novembre 1944, nel maggio 45 proprio quell'epilogo segnalato dalla luogotenenza di Umberto II, quindi 1944-1945. Guadagniamo, ci spostiamo ancora di un anno rispetto eh, alla fine del conflitto, eh, però troveremo ancora dei simboli, o meglio dei francobolli privati dei loro simboli. Ne, nei precedenti abbiamo visto l'imperiale, non so se Enrico lo può mostrare perché è un po' difficile, l'imperiale che è stato sovrastampato, l'imperiale cosa significa? Quella importante serie con Augusto, Giulio Cesare, Vittorio Emanuele III, la Lupa Capitolina. E immagini che segnalavano la grandezza di Roma, ecco, bravissimo Enrico. Vedete, qui c'è alcuni francobolli analoghi imperiale sovrastampati GNR. Quindi il nord erano nel 1944, era il nord Italia ancora. Mentre Roma e il centro-sud erano già terre regioni liberate e di conseguenza si dovrà cominciare poi ad approntare o utilizzare dei francobolli dove non compaiono i simboli del fascio, né come sovrastampa né come parte originaria delle vignetta. Ecco questo dal luogo alla luogo, scusate, alla luogo tenenza, gioco di parole, imperiale senza fascia, attenzione, serie completa, completa di pagine, non vediamo la rilegatura che volendo è già presente nella proposta precedente, le due cose possono viaggiare anche separatamente, ma... Il consiglio della precedente è proprio quello di avere la rilegatura. Se non volete, la rilegatura da sola possiamo eh, a un prezzo ve la possiamo indicare. Vediamoli tutti. Allora, novembre 1944, l'imperiale senza fasci e poi abbiamo la presenza. Attenzione, pensate addirittura il 2 maggio del 1945, viene utilizzata una serie. E questa vi mostra la caotica situazione, no? Addirittura per un'emissione a luogotenenza vengono stampati, vengono utilizzati dei francobolli che vengono stampati dalla Repubblica Sociale Italiana, quei famosi monumenti distrutti dai bombardamenti anglo-americani, che troveranno questa connotazione. Quindi visto che vennero in possesso di un notevole quantitativo di questi francobolli, le poste regge sovrastamparono i 20 e i 25 centesimi con nuovi valori. E qui vediamo anche la loggia dei mercati di Bologna, mentre Francobollo a 2 lire e 25 centesimi raffigura la basilica romana di San Lorenzo. Dove vai? Stai su Francobollo. Eh. Va bene, come ci indica ovviamente la voce al di sotto. Attenzione, vi è una sovrastampa in rosso che è un francobollo naturale, che molto importante, che potrete scegliere separatamente. La validità postale della serie cessa il 18 luglio del 1946. Benissimo, allora sovrastampa in rosso, sovrastampa in rosso di particolare particolarità. Andiamo a vedere al di sotto che è la, adesso sì, che è la prima emissione Novara con fascia, anche perché quella sovrastampata di lunga tendenza è quella in alto. Prima emissione Novara con fascia, andiamo a vedere eh, sempre in questo caso completa. Manca solo il naturale precedente. Attenzione signori. Luogo tenenza di Umberto II, 77,50 come euro, 77,50 euro, solo 28 valori e i fogli che state vedendo. Qui ho rigorosamente 5 chiamate, rigorosamente 5 chiamate, procedo ancora, vado ancora avanti, numero 7 scusami, no, no, no scusami, sono sbagliato io questa questa è la numero, scusami è la numero 29, 7 è la numero della pagina 29 seconda missione di Novara senza fasci del maggio 45, ovviamente il simbolo del fascio dall'imperiale doveva scomparire e ancora non era più sul trono ma esisteva era ancora regno luogo più correttamente bella serie eh, da apprezzare per la luogotenza, grazie signor Filippo. Andiamo a vedere anche le altre che sono eccola qua, la seconda imperiale senza fasci, quella del maggio del 45 perché a Roma si lavorava per una nuova emissione, visto anche un po' l'inciampo sulla RSI, eh, quando si fingono in posti usiamo questi, tanto. La serie ricorda, andiamo a offusquare alcune parti, no? Eh, e questa è quella imperiale senza fascia, appunto, che stiamo adesso vedendo. In tutto, solo, l'unica eccezione è l'assenza di quel naturale, ma come accade anche per la Repubblica, il gronchi rosa è assente, no? Credo che venga dall'importo delle cose. A 77,50 euro ed ecco l'espresso. Per l'interno quello del 45, che viene usato fino al 46, ma con tolleranze anche sul periodo successivo, 1945. 77,50 euro, ultima settimana. Ultima settimana, signori. Veramente ne approfittino. Scusami Cristina, abbiamo solo più, ne avevamo cinque, abbiamo solo più quattro chiamate eh. Quattro chiamate, benissimo. Andiamo ancora, ehm, anzi, chiaramente queste pagine, guarda, vuoi darmi la due? Così facciamo vedere un attimo. Queste pagine si collocano perfettamente nell'album che vi ho dato precedentemente. Ottimo, ottimo, ottima scelta. Mi fa immenso piacere, bravo Antonio. Allora, Antonio, cosa farà qualora non disponesse già dell'album del Regno? ha ah, l'album del Regno d'Italia, scelto con RSI e tenenza che sono proprio i due, anni, i due capitoli in successione. Ho già collocato all'interno RSI. Apro con semplicità, è eh, la mia, se vuoi, è un po'. Mi sposto un pochino, se no non la vedi bene. Hai ragione. Apro con semplicità l'album che stavamo insieme eh, analizzando. Metto all'interno queste belle pagine, spesse. Vedete la quantità di anelli? Quindi potrete girarle quante volte volete senza che si sciupino le pagine dell'album. Eh. Questo è proprio un altro aspetto importante nell'indicazione che voglio darvi. Benissimo, li colloco, vedete, bene all'interno dei singoli fori, li chiudo con un semplice clic ed ecco qua la collezione che sta prendendo assolutamente forma, perché tra l'altro avete questa bella rilegatura dedicata al Regno d'Italia, perché comunque è il Regno d'Italia, eh, vedi, vedi eccola qua, e poi abbiamo la sua, eh, la sua, il suo contenitore ulteriore. Quindi 77,50 più 299 oppure 77,50 le pagine e luogotenenza. Eh, questa differenza ovviamente è data anche dal prezzo. Poi, ehm, sì, giusto, vediamo ancora una volta se possibile la, il passaggio da luogotenenza, quindi i 77,50 della proposta numero 29, la sfogliamo ancora un attimo insieme, ringrazio Enrico per avere la memoria del, di queste pagine eh, e di questi francobolli che stiamo vedendo quindi ce li guardiamo un attimo con calma eh, e vogliamo rendere partecipe tutto il nostro pubblico di questa bella realtà dedicata proprio alla proposta del Regno d'Italia degli ultimi anni 44 43 44 44 44 45 gli ultimi francobolli che abbiamo visto, poi successivamente, di a breve ci sarà quel famoso tasso e cifra filigrana vuota già nella Repubblica che è 47-54 come specifici anni. Eh, come specifici anni. E poi ci saranno, eh, poi si parlerà del periodo della Repubblica, si parlerà delle serie della Repubblica, ma intanto restiamo a vedere queste con, con calma. E la Repubblica porterà quelle belle collezioni, decisamente accessibili ancora, ma sempre nelle qualità da collezionismo che sono francobolli non timbrati, non annullati, magari sovrastampati, cosa differente. No? La sovrastampa identifica una particolarità del francobollo: luogo, momento di emissione, utilizzo di emissione, ma non utilizzo perché ha viaggiato, è stato strappato da una busta. Altro argomento sono invece i francobolli che rimangono con le buste, con le loro buste e che quindi permettono di, che permettono di avere una ulteriore attenzione collezionistica da parte di, di, della, della filografia, cioè della parola scritta, quindi buste e francobollo che si sostengono diciamo, a vicenda. Mm-hmm. E questa è infatti la caratteristica specifica, ad esempio, di ciò che andremo tra breve a vedere, eh, che andremo poi insieme a considerare. Sì, sì, eh, solo più tre chiamate. Eh? Solo più tre chiamate. E sulle buste che dire del. Bene, stiamo rivedendo, grazie, vieni pure con me. E sulle buste cosa dire, signori, per il famoso naturale per eccellenza che è il Gronchi, famoso Gronchi Rosa, uscito erroneamente con un confine non, non definito, non attualizzato, dedicato alla visita nel Perù e in Sud America del presidente Gronchi. Nel 1961, e di conseguenza, emesso un lunedì di Pasquetta, cioè è entrato proprio in emissione, eh, un, in un momento dove appena ci si accorse, proprio per segnalazione dell'ambasciatore eh, presente a Roma del, del Perù, venne subito ritirato per ricorreggere i confini. Se ne conosce perfettamente il numero, il Gronchi Rosa credo lo conoscano come suol dire anche i bambini o giù di lì, io mi ricordo, mi capito tra le mani, credo un topolino famoso, no? un grande disegnatore anche italiano, dove si parlava di Don Rosa, se non vado errato, quindi mi sembra ricordarlo addirittura un po' dell'infanzia o anni successivi, chiaramente non leggevo ancora topolino nel 61, anzi ancora. Allora, quello che, ehm, mentre Cristina Cristinato era abbonata a topolino... Eh, eh. Già da quando ancora la prima versione, quella in lingua americana. Allora, eh, andiamo a vedere, que attenzione, questa busta, questa busta che è il Gronchi rosa, ma ricoperto. Guardiamola perché è una, un pezzo da 90 o perlomeno un pezzo molto, molto importante. Allora, volo speciale del 6 aprile 61. Eh, cosa va a indicare il volo speciale? Si parla ovviamente del, anche del, del volo, del momento del, in cui il presidente Gronchi si reca appunto in Perù. Prontamente nella corrispondenza, questa proprio indirizzata a Lima, eh, i gronchi che erano stati applicati al di sopra del, eh, Franco, della lettera, i gronchi rosa, verranno prontamente ricoperti più o meno, eh, corrispondenti alle stesse, agli stessi bordi. Ma quel colore grigio del, di quello che è del 205 lire, che sostituisce appunto il Gronchi rosa, con i giusti confini del Perù a nord, a spese dell'Ecuador, porterà una luce rosata al di sotto. Lo andiamo a vedere insieme? Benissimo, lo andiamo a vedere eh, assolutamente insieme. Porterà una luce leggermente più rosa al di sotto. Ora, in questa ripresa vedrete un azzurro, ma. Eh, la stiamo analizzando nelle caratteristiche non tanto del colore quanto delle forme. Vedete qui il gronchi rosa viene ricoperto da dall'altro gronchi che diventerà appunto non certo più il naturale. Quando poi torneremo all'immagine della telecamera troveremo, queste sono ulteriori firme di autenticità, troveremo... Eh, una tonalità roso, grigio, rosa grigio, cioè il grigio non sarà diciamo un po' in purezza ma sarà nelle caratteristiche, lo vedete, proprio specifiche di quanto vi stiamo offrendo, cioè di quello che è una dimostrazione di cosa c'è lì sotto ma chiaramente non è stato valutato a eh, non è stato valutato a viene lo vediamo lo rimettiamo qui no vabbè l'ho tolta di fretta va bene eh, vabbè, eh, va benissimo la togliamo in fretta, la andiamo a vedere, l'ho tolta in fretta perché voglio che la telecamera possa entrare specificatamente nei francobolli. Quindi rivediamo la busta d'insieme di e poi, oppure l'avviciniamo benissimo, e vedete questa luce dal rosa al, al grigio. Si intravede, ecco, tienila lì, eh, non stai in diretta, si intravede che la sovrapposizione del foglio. Del, del francobollo, scusate, non può essere è difficilissima farla al, al 100%. Quindi si intravede quasi una doppia dentellatura, ma è il francobollo sottostante. Analizzato poi con particolari sistemi tecnici, si sa che sotto c'è il gronchi rosa. Non basta dire sotto c'è un francobollo, no si potrebbe mettere un gronchi. Il gronchino, come chiamiamo noi, cioè il grigio, è al di sopra un altro grigio. Diciamo oh, guarda sotto c'è il gronchi rosa, sorpresa, sorpresa. E poi non è vero, invece no. A questo servono i certificati bolaffi, eh, assolutamente a questo. E allora a proposito dei certificati bolaffi andremo a vedere specificatamente l'importanza proprio di questo francobollo, l'importanza proprio di ciò che appartiene alle caratteristiche che formano la rarità, l'importanza di questa, di questa busta, eh, l'importanza di questa busta. Osserviamola bene, con attenzione, andiamo ad apprezzare in tutte le sue caratteristiche e vediamo neanche il certificato che tra breve va a sancire l'importanza di ciò che stiamo vedendo. Ma una cosa per volta. E eh, mi fa Allora signori, ovviamente una sola chiamata. Benissimo, allora, andiamo a vedere... Intanto, andiamo a vedere... No, ma possono chiamare come... Allora, comincia. Possono chiamare... Comincia il picnic. Al... Di prenderli di altro tipo, Cristina. Per carta del pane. Allora, andiamo a vedere i gronchi rosa ricoperto dal dire 205 grigio 1961. Eccoli i certificati. Ecco i certificati di autenticità che dimostrano pienamente... No, 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 va benissimo, va benissimo. Dice, ma il teleschermo l'audio non funziona bene. No, no, va tranquillo. 40%. Ecco la fotografia del gronchi rosa ricoperto da due... Sono, è un doppio gronchi rosa, signori. 2.320 euro, 40%. Scusate, eh, ma se un gronchi rosa, prendiamo una cifra 1.600 euro, no? Dici, ma dipende dalle qualità, 1.500, 1.600, dipende da tanti fattori, ma prendiamo una cifra media, no? ma dovremmo almeno chiedere solo per questa presenza 3.000 più il valore della busta. Eh, ma è stato annullato, sì, ma avete visto il volo speciale? Il volo speciale che annulla, l'avete vista? Quindi... Questo 40%, questa bella possibilità di scelta, è un invito a una sola persona tra voi affinché possa scoprire non solo l'importanza dei gronchi rosa. E un'altra cosa, signori, ah beh, io ho il mio, mio gronchi rosa, ce l'ho lì da parte, ma se trovate una quartina, l'abbiamo presentata tempo fa, eh, saluto il televisore, usare il termine amico è un po' troppo... Eccessivo, ma veramente grazie per chi l'ha scelta, eh, eccessivo solo per un fatto di, di, di non conoscenza eh, al di là del nostro video. Ma oppure attenzione, bene, scelgo il Gronchi Rosa, ma ne ho una caratteristica ulteriore, tipo la busta. Bene, quale? Una busta affrancata del Gronchi Rosa, benissimo. Poi ho il Gronchi Rosa ricoperto, cioè si può addirittura fare una collezione, formare una collezione sul Gronchi Rosa come lo si fa sul Penny Black è chiaro che le varianti saranno diverse ma comunque mostra una bella varietà cioè, ci sono veramente delle pubblicazioni che sul Gronchi Rosa pagine e pagine vanno a toccare tutti gli aspetti e tutte le possibili variabili, ma tutte possibili non ci sono mai perché magari ne se ne scopre un'altra e dice guarda è stato conservato è chiaro che anche guarda, un Gronchi Rosa è uscito fuori miracolosamente negli Stati Uniti poi si va a vedere il Texas dove sono stati falsificati i gronchi rosa, quindi anche all'estero li hanno falsificati. Quindi attenzione, collezionato anche in Sud America, Nord America, attenzione, scegliere sempre documentazione dove si dice non secondo me poi non trovi più l'antiquario magari perché eh, sono passate generazioni oppure, ma qui siamo nel 1890 signori. E qualcosa significa, eh? qualcosa vuol dire tutto ciò. Avete visto visita del Presidente della Repubblica, questa è una sovrastampa, c'è il timbro d'annullo del viaggio. Ma poi c'è una sovrastampa che torniamo a rivedere, anzi se mi dai la diretta a questo punto la vediamo proprio in questo modo, eh? ci andiamo proprio sopra perché c'è una sovrastampa, un timbro di cachet che va a dare ulteriore autorevolezza proprio a questa, me la avvicino ancora un attimo, eh? allora questi timbri da nulla, va bene, visita il Presidente della Repubblica in Perù, Enrico, mi hai mandato, ti prego se non hai fatto, o me lo rimandiamo, quella differenza nata dai confini, eh, consultando un Atlante. Pochi sanno, magari, ma almeno tra noi, che mi sembra alla fine della seconda guerra mondiale ci fu una disputa, ci furono una, una guerra, Perù-Ecuador, per la lotta per recuperare territori, seppur territori. Eh, diciamo amazzonici, quindi di foresta, ma probabilmente ricchi anche di, di materie prime. Eh, e quindi il Perù estende poi a nord, vedete, eh, la, eh, la sua territorialità. E questo ovviamente diventava un incidente diplomatico, non ricordarselo. E il disegnatore del Francobollo. Gli venne dato ad esegorcobollo un album, così dice no, la, il racconto di Gronchi Rosa, un album eh, della De Agostini di Novara, ma eh, non aggiornato, non era colpa della De Agostini di Novara assolutamente, ma non era aggiornato, eh, non era aggiornatissimo, erano cambiate le cose. Ci occupavamo tanto, giustamente la guerra mondiale, quando succederono vi erano anche altri scontri nel resto del mondo, mondiale non solo ovviamente per il motivo, ma. Eh, per lo schieramento che vi fu di tante forze, eppure Perù ed Ecuador avrebbero delle dispute, mi sfugge l'anno, eh, chiedo scusa, ma eh, ciò avvenne chiaramente prima del 61. Chiaramente prima del 61. Splendida possibilità a 2320 euro. 2320 euro, signore. Bellezza le buste, sì, assolutamente interessanti. Visto che abbiamo parlato di eh, segnatasse... Benissimo, grazie. Benissimo, benissimo. Allora, grazie. mi raccomando quel volo speciale, mi raccomando quel gronchi rosa, mi raccomando la busta. hai ragione caro Alberto no, non hai ragione caro Alberto anche perché ne abbiamo prova e testimonianza vedi, ne abbiamo prova e testimonianza allora Cristina, grazie ringrazio, auguri signori mi, tra un po' mi strozzo con la voce ma va bene, auguri allora a proposito di chi è arrivato tardi sui segnatasse, vi faccio vedere, vi do una possibilità legata, una possibilità relativa al Regno d'Italia, al 1913, con servizio commissioni, è più corretto definirli in questo modo, quindi non posta ordinaria, prima c'è stata quella bella scelta del legata alla Repubblica, ai primi anni, primissima della Repubblica, e qui andiamo a vedere questa scelta invece, questa proposta legata ai tre valori che adesso andiamo subito a mostrare. Ah, rivediamo un attimo la busta, ti prego, rivediamo un attimo la busta, sì, 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 sì perché... Oh mamma mia, che abbiamo veramente fatto, creato, non un caso, perché non è che vi sto, vi sto dando qualcosa di molto importante, ma che è abbastanza riscontrabile il ricoperto. Eh? Qualcuno, diverse persone sono un attimo sorprese, dicendo cioè, ma dai il ricoperto non ho mai sentito. Beh, insomma, chi, chi un pochino bazzica, come si vuol dire, in filatelia, probabilmente... Ne avrà, sentito parlare, eh? ne avrà sentito parlare. E allora signori, attenzione perché andiamo a vedere questo servizio commissioni 1913, definita cifra, perché cifra è un po' come valore, no? anche il valore, quando si parla di del retro di una moneta c'è valore, perché il valore viene espresso in modo chiaro, il protagonista è il centro. Della moneta o della vignetta per il francobollo. Valore perché eh, 30 60 e 90 centesimi. Servizio commissioni non linguellati: 30 per cento 410 euro. Tutti e tre per questi segnatasse per servizio commissioni. Sono rapprese... Voi vederli, sì, prima vediamoli uno per uno, hai ragione, hai ragione, andiamo proprio ad apprezzarli uno per uno per poi andare a parlarne col nostro pubblico, per poi andare a citarli al nostro pubblico. Eccoli qua, citare e mostrare al nostro pubblico. E infatti, e infatti sono importanti, signori, queste, questa posta non ordinaria, anche perché non fu una, una scelta così eh, immediata. No? Questa è la prima emissione del 1913, il 30 centesimi rosso, il 60 centesimi arancio e il 90 centesimi violetto al 30% di qualità. Attenzione, questa è una grande acquisizione. Qual era il riferimento di questa, di, questa, di questa emissione? Fu una legge del luglio del 12, dove gli uffici postali erano autorizzati a richiedere per conto degli utenti particolari servizi relativi al rilascio di certificati, legalizzazioni di atti, uffici di Stato civile, cancellerie giudiziarie. Quindi queste legalizzazioni vengono richieste agli uffici dello Stato per conto degli utenti. L'avvenuto pagamento della tassa stabilita dalle poste per tale servizi e commissioni veniva documentato dalla posizione di questi speciali segnatasse. Quindi chi sceglie segnatasse? Faccio veramente il primo passo su questa realtà. Nel 23 il servizio fu limitato alla sola legalizzazione degli atti e quindi un'unica tassa di una lira. Ma questo è nel 1923, qua siamo nel 1913. Nel 1928 i segnatasse per servizio e commissioni furono aboliti e sostituiti dai normali segnatasse. È una collezione molto importante e tutti e tre i valori sono qui presenti. Poi ci sono anche i pacchi postali, no? Mh, altre parte sempre delle, delle, della posta non ordinaria quindi si, si valuti veramente questa, questa bella importante scelta 410 euro poi c'è chi fa collezione c'è chi fa collezione eh, di, non di posta ordinaria dicendo ma io vado a scegliere sì sì grazie vieni pure io vado a scegliere ad esempio un, un momento differente, cioè o meglio un uso, una funzione differente e questo va benissimo, lo si può fare assolutamente. Adesso sto sfogliando il nostro catalogo che è fonte di informazione eh, importante proprio per arrivare a indicare eh, ad esempio segnatasse, segnatasse servizio commissioni. È importante proprio poter utilizzare questo aspetto di ehm, 1913 proprio per arrivare al, a, a questi servizi. Vediamo ancora una volta, scusate. 4, certo, 410 euro. Va bene. Attenzione signori, la qualità del 30% è importante, eh? cioè, ma lo vedo un po' così, un po' poco centrato, nel 1913, vi faccio vedere quelli, noi abbiamo un volume, forum, che è un volume storico, non aggiornatissimo a livello di punti di riferimento, punti scusate inteso come prezzi, ma sempre da consultare, guardate quelli che vennero rappresentati anni fa, sul nostro catalogo non sono gli stessi ovviamente ma guardate lo stato di simile, molto simile, guardate lo stesso di conservazione di questo arancio no? come leggermente si, si sporcava tra virgolette eh, allora eh, tieni un attimo, vediamone ancora quindi tutti e tre disponibili tutti e tre presenti, vediamone ancora un attimo eh, poi per favore su questo perché tu consulti quello ma il nostro pubblico ha questa possibilità di scelta Grazie maestrina, durante la replica dei studi, grazie Alberto. Ma dai, dammi un attimo di notorietà qua sullo scranno, dammi un attimo di notorietà, eh, quei minuti di celebrità come diceva Andy Warhol eh, nella vita, Cristina: dieci minuti di celebrità nella vita ce l'hanno tutti. Qui noi abbiamo ore di celebrità, ma grazie a voi, grazie a voi. Allora, nel nostro catalogo Bolaffi, importante, stiamo, non dico che stiamo finendo, ma non, non ho ringraziato tutti quelli che giungono con conferme in, eh, di cataloghi, richieste di album, va benissimo, grazie. E vediamolo, eccolo qua, proprio dedicato al capitolo segnatasse per servizio di commissioni, segnatasse, segnatasse per vaglia. Andiamo proprio a trovare, ma il primo, segnatasse per vaglia precedente. Il primo, in assoluto è questa, eh? il primo in assoluto è questo: perché vedete, capitolo precedente, capitolo, paragrafo precedente, segnatasse per vaglia, le allegorie, e poi qua segnatasse per servizio e commissioni. 1913, cifra, eccoli qui tutti e tre. Ecco, attenzione, eh, 30, 60 e 90 centesimi, attenzione, la qualità, bravissimo Enrico, la qualità, se possiamo tornare come per magia, la qualità che vediamo media è del 20%, 20% di qualità viene segnalato, poi verranno sovrastampati del 25%, ma noi abbiamo quelli del 13% verranno sovrastampati signori, conservarli tutti questi 25 verranno sovrastampati poi l'ultima emissione oh, scusi basta poi basta perché poi ci sono le marche eh, per eh, libretti quindi sono questi due è già una collezione due serie è già una collezione ma no vieni con me cioè, se non è che... Non è che dobbiamo eh, limitarci a facciamo vedere, facciamo vedere bene in questo caso. Mentre questo marche per libretti e quella successiva. Poi si entra in naturale. Catalogo 2017. Eh, catalogo 2017 e non te muove, ferma lì la, 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 il pulsante. Andiamo a vedere, eccoli qua tutti e tre i valori. Vediamo, qui un collezionista li prende al volo, al volo. Un collezionista, ma poi non voglio dare definizione fermare del regno, non del regno, ma no, sì, sono dei periodi del regno, ma chi, chi, chi colleziona in quegli anni, nel 1913, tenere da parte, anziché utilizzare tre valori così, guardate che bisogna avere veramente un, uno sguardo illuminato, una proiezione nella scelta di quello che andiamo a, andavamo a offrire. Veramente, questo, questo è veramente un, un dato di fatto. Quindi, teniamo prontamente, teniamo prontamente l'invito all alla, alla visione di quanto, di quanto stiamo adesso scegliendo insieme alle vostre richieste, per carità, insieme alle vostre richieste. Allora. Eh, li abbiamo visti, li, possiamo, li ricordiamo ancora, sono a disposizione del nostro centralino. Allora, il numero che vedete 0,90 validissimo anche per Whatsapp, eh, signori, validissimo per gli sms per i Whatsapp 0,90 finale, mentre ricordiamo col nuovo anno, ultima settimana, ultimo incontro eh, filatelico oggi questa sera giovedì, oggi questa sera giovedì è eh, ultimo incontro filatelico della settimana ma attenzione fino all'8 gennaio spero che qualcuno abbia astinenza soffra di astinenza le nostre previsioni ci farebbe piacere qualcuno già ha detto come faccio senza di voi siete molto buoni e molto gentili in questo allora vediamoli un'ultima volta così eh, li ricordiamo ancora 410 euro e poi Andiamo a uno storico e la grande storia passa attraverso, passa attraverso l'effigie della Regina Vittoria. E di poco più una settimana fa la bella trasmissione, grazie all'attenzione del nostro pubblico, che ha portato a scegliere i penny black dintorni, eh, come lo definisco io, cioè penny red, white lines, eh, two pants, il blu ovviamente. E eh, mentre stiamo ancora osservando questa bella proposta, andiamo a parlare e a ricordare, certo, sì, grazie. A ricordare che il penny black si declina in ognuna delle varietà possibili del collezionismo da quello annullato, l'importante è che sia una condizione, una qualità, diciamo decente o meglio, fino al non annullato, cono senza tracce di linguella, cono senza gomma. Eh. Allora quello che andiamo a vedere e non c'è catalogo tanto per rimanere in tema della bolaffe che non inizi con. I francobolli universali: che sono nello specifico, questo catalogo Italia è eh, Italia. Ma la prima pagina, le prime pagine sono dedicate ai francobolli universali, Il penny black, dintorni e anche una dedicata alla importante colomba di Basilea, e c'è anche un perché. Allora, andiamo a vedere senza gomma, senza gomma il rovescio, il retro e il francobollo. È un two pence eh, White Lines, le due linee orizzontali al di sotto di posta, i gel di sopra e 2Pence lo qualificano come quel secondo momento dedicato al 2Pence che aveva necessità di trovare una base più assestata anche per l'annullo le linee bianche favorivano e permettevano di percepire meglio l'annullo e soprattutto eh, lasciavano andavano, mandavano poi in disuso il 2 pants, il blu senza, senza linee bianche allora davanti a voi, tu pants azzurro white lines, così chiamato, senza gomma 30% di qualità senza gomma ma anche senza annullo attenzione, nell'immagine che vado a indicarvi eh, ecco qua Vedrete una diagonale che eh, di, sembra compromettere il francobollo, c'è un taglio, non c'è la dentellatura, vedete? Qui non erano traforati per poi dare origine alla dentellatura o perforati, ma dovevano ancora arrivare, ci sarà il 1854 a vedere col, eh, col Penny Red questa, queste caratteristiche. Però attenzione, diceva qui, quindi non è così perfetto, ma qui siamo comunque in un punto che non va a mangiare, diciamo, la vignetta del francobollo o l'angolo del francobollo. Qui si estende, è vero, un taglio generoso, ma qui va a togliere valore al francobollo che aveva accanto. I francobolli sono uno accanto all'altro, eh, signori, come tanti fratellini, passatemi il termine, sorellini, dipende. Ma eh, uno accanto all'altro, poi vengono tagliati con dei fermacarte o particolari forbici. E potevano non essere così dritti. La dentellatura migliorerà e soprattutto porrà rimedio a questi sbandamenti o alla centratura, meglio dirsi, del Franco Bolo stesso. 1140 euro la proposta del 1841, Franco Bolo nasce nel 1840, quasi in contemporanea al two pence col penny black, il breve ritardo. Eh? Ma, brevissimo ritardo, ma ci sarà poi tu pensa azzurro, quello del 41, lo abbiamo e senza gomma, senza annullo, 30% di qualità, 1140 euro. Soltanto, attenzione, soltanto. E questo vuole dimostrare indubbiamente una portata di eh, particolare rilevanza in quella che è la possibilità legata a una sola chiamata. Chiaramente, questo no, non mi ripeto, ma sono une, uniche possibilità: una sola chiamata per la proposta numero uno. Non è casuale questa numerazione, tutt'altro. Tutt'altro. Allora ci chiedono una breve carrellata, la facciamo per chi finora e eh, per chi giunge adesso, no? Lo facciamo in generale in metà la trasmissione, la facciamo adesso, andiamo a offrirvi questa breve carrellata, grazie al nostro Enrico sempre, al nostro Alberto, eh, dove con la leggera musica sottofondo qualche minuto diamo modo di vedere ciò che abbiamo presentato senza ritornare. Se non su vostra richiesta, eh, questo ovviamente ci fa piacere perché a metà la trasmissione, diciamo in seconda serata, diciamo alle 19.05, diciamo well, alle 19, insomma, eh, ci sono sempre dei momenti dove dice guarda, non ho visto tutta la trasmissione, può essere anche comprensibile, ci mancherebbe. Ci siamo? Allora la mandiamo, grazie ovviamente, siamo qui, siamo qui. possiamo rispondere alle vostre eh, richieste, chiamate, WhatsApp, messaggi. E poi via, entriamo ancora nell'ultima ora con tante sorprese. Benissimo, signore, no, grazie per le richieste. Sono giunte richieste in merito, e le abbiamo pronta perché una lettera del, storica del nostro del passato e del passato legato al mondo di Venezia. Quelle che eh, sono un elogio della parola scritta prima, periodo pre -filaterico. no, ancora prima, perché parliamo del XV secolo, busta che abbiamo con cura in realtà una lettera ripiegata a guisa di busta che con cura abbiamo aperto eh, e che andremo poi tra breve a leggere e qui tra le mie mani le pieghe sono quelle diciamo storiche il riferimento è quello storico e lo spazio che vedete eh, o meglio il foro che vedete è quello che era coperto dalla ceralacca che nel momento in cui veniva chiusa o della Nizza veniva sigillata con l'indicazione cito cito cioè di andare veloci veloci alla consegna e portarla des a destinazione ecco qua, cito cito lo si può leggere anche sulla superficie della, o meglio sul retro della, della, della missiva stessa eh. questo è molto importante poterla considerare quindi e valutare alla guisa di quell'elogio appunto alla parola scritta a cui abbiamo fatto riferimento più volte e che sta cominciando a radunare diversi collezionisti ne stiamo vedendo il dritto e il rovescio e anche l'importante stato di conservazione di questa carta pergaminata che diventa una testimonianza importante anche addirittura nelle giudicazioni di aste internazionali. A maggior ragione quelli che sono i percorsi fatti dai grandi mercanti veneziani, eh, oppure quelle che sono delle commesse particolari indicate e destinate. Lasciamo che si ripieghi proprio nella sua natura, nella natura delle cose, proprio perché la si possa apprezzare così com'è, con delicatezza, poi uno la può inserire in una cornice. Ovviamente con giusta attenzione, eh, ma è importante ricordare che il nostro pubblico italiano sensibile non arrivi tardi rispetto a una risposta internazionale, proprio eh, di ciò che sono delle simiglianze del XV secolo. Quello che voglio però mostrarvi di questa lettera per Venezia, probabilmente da una città della terraferma, per Venezia: eh, con offerta di erba femminina, ha una riproduzione fotografica del testo ha il retro contraddistinto dalle firme eh, in verde dell'autorevole eh, Perizzi e della Bolaffi, eh, di Bolaffi stesso, e ha una documentazione che riguarda eh, un numero di repertorio con addirittura le indicazioni interne della qualità stessa che stiamo vedendo. Qualità che ci porta a segnalare una serie di punti, indicazioni postali, eh, reperto, eccetera, che danno valore fino ad arrivare a un punteggio e questo punteggio dà poi, lo vedete in basso, una considerazione della qualità stessa che in percentuali nel filatelico può essere iscritta o ascritta al 65% di qualità. Guardiamo, leggiamo insieme invece in questo caso il periodo storico appunto, Cartaceo, la data è il 14 maggio del 1494, luogo di partenza sconosciuta è la terraferma, luogo di arrivo è Venezia. Eccolo qua indicato: è eh? Venezia. E ehm, l'indicazione ehm, eh, oltretutto del mittente del destinatario che era uno speciale e l'argomento di carattere commerciale, una lettera che appunto cartacea, precisa in grafia mercantesca. Sempre di più lo studio della grafia oggi, anche eh, proprio riprendere in mano e scrivere, nonostante l'epoca del computer, sta acquisendo forza e importanza. Impronte di posta, destinazione sia data in mare, Viscardo di Carminati, in Venezia, cito cito Spazia, Spiziaro. Cioè a questa persona veloce, veloce, eh? c'è siete di consegna veloce della missiva. Il regesto parla di uno speciale. Giovanni Antonio che scrive al collega veneziano Viscardo Carminati di volerlo perdonare se in realtà non ha potuto trovare le spezie che gli aveva richiesto nella sua precedente lettera e così si sviluppa il testo. Contesto storico quel 1454, grazie. Eh, Vieni pure a me, non so se abbiamo... eccolo, vediamo magari un attimo la ripresa precedente appena fatta, dove si parla della, del 1454 della Lega Italica, il patto di pacifica convivenza tra Milano, Firenze, Venezia, Napoli e Roma della penisola italiana, alleanza sul principio dell'equilibrio, l'impegno a rispettare i confini esistenti, impedendo inoltre il tentativo di ingerenza dei sovrani stranieri sulla penisola. Questo è molto importante, è eh? un primo accenno tutto sommato a quel concetto di italianità che ancora non esisteva in quel momento. Sarà Lorenzo Magnifico che con la morte sua del 1492 eh, terminerà proprio questo equilibrio. Politica 1494, se pensiamo poi alla data così vicina a scoperta dell'America, il riferimento all'importanza anche di questa missiva, visto il secolo, è eh, decisamente da segnalare. La richiesta signori di 1510 euro è quella che porta una bella interessante possibilità ai collezionisti, a coloro che si stanno accostando eh, in questa in questo momento a questa tematica che si sta, e dico grazie, sviluppando, ricordando che queste lettere non sono assolutamente di facile riferimento ed è stata un'intenzione della, eh, della Bolaffi di poter giungere a dare questa, eh, questa possibilità al nostro pubblico attingendo addirittura al suo patrimonio museale. Quindi se ci mettiamo alla ricerca i prezzi saranno ben diversi, se ci mettiamo alla ricerca le qualità non saranno assolutamente in questo genere, eh, di queste, con queste caratteristiche e di conseguenza il tema così specifico della visione eh, di, questa, di questa missiva, eh, di, questa, di questa lettera cartacea, Bello poi anche immaginare proprio questo, eh, questa precisa e eh, curata scrittura mercantesca che usavano in Toscana, in Venezia, in Veneto. E quindi Ductus e Impaginazione sono eleganti, omogenei. Sto citando letteralmente l'importante certificato di eh, autenticità, eh, certificato di qualità Bolaffi, ecco proprio giusto ricordarlo in tal senso. Allora eh, adesso la andiamo nuovamente a ricordare, la andiamo a segnalare la proposta numero 36, 1510, grazie, vieni pure con la 2. Mi raccomando una segnalazione importante proprio legata a questo percorso che eh, andiamo a citare, andiamo a segnalare da tempo. Lo facciamo con discrezione perché? perché non riusciamo a presentarvene più di una trasmissione e soprattutto ogni volta che le presentiamo vanno in conferma. Quindi mi raccomando, il valutare quei 1.510 euro di richiesta su un 65% di qualità, su la lettera dei grandi traffici commerciali, che poi fosse la terraferma a Venezia, qui i chilometri forse non furono tantissimi, non è dato sapere. Eh, esattamente la, 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 il luogo di partenza, però eh, la possibilità veramente di, eh, di vederla. La cosa migliore, più di altre realtà, qui è poterla scegliere, toccare con mano, tenerla tra le mani con giusta delicatezza, con giusta attenzione, scoprire il fascino. Io direi quasi sentire l'odore eh, delle spezie, non certo di muffa, signori, nel senso che lo stato di conservazione è stato alto. E soprattutto una lettera che è stata rispettata in, tutto in tutti questi secoli, se pensiamo appunto alla fine del 400, cosa significa. Ecco, vorremmo che si continuasse come abbiamo rispettato noi, andando a concedere qualcosa che eh, viene visto, eh, e non lo dico a mezze misure, nei musei o nei grandi luoghi di esposizione, e soprattutto tenere bloccato un prezzo che eh, permette di avere. Eh, quasi immediatamente una piena soddisfazione. La frase un po' commerciale di riguardo oggi già vale di più, in realtà non è assolutamente fuorviante in quello che vi stiamo presentando. La nostra eh, il azienda, la Bolaffi, non è incline a certi, a, a certi spot. Così eh, commerciali, però, mh, è la realtà dei fatti. Approfittino di questa e vedrete che la soddisfazione sarà tanta. E quando capiterà di trovarne, non riusciremo a presentarne una ogni trasmissione, ci mancherebbe. Quando ci riuscirà a trovarne, eh, le, eh, le mostreremo e sarete pronti, sempre magari una sola chiamata, perché ovvio poi sono tutti pezzi unici. A farli vostri tenetene conto, poi come sistemarle come collocarle lo vedremo insieme c'è chi le incornicia, c'è chi le mette in un album speciale, c'è chi dice no ma vorrei costruire, vorrei immaginare una realtà dedicata proprio a questo elogio della parola scritta come amiamo chiamarla, allora adesso dobbiamo fare un altro approfondimento di circa 10 minuti poco meno, dedicato siccome c'è una fortissima attenzione sottotitolare ai nostri negozi e siccome questa è l'ultima settimana noi la dedichiamo al nostro eh, negozio la nostra azienda, gli altri non sono certamente inferiori, ma dedichiamo a Torino salutando Flavia. E salutando il grandissimo Filippo, che eh, diciamo è veramente parte anche del nostro sistema televisivo perché le volte che noi scendiamo in negozio a dire Filippo, guarda Filippo e Flavia, ci servirebbe qualcosa per la trasmissione, loro prontamente sono così disponibili. Accade anche agli altri negozi, ma sono più distanti. Quindi gli diamo veramente un tributo speciale. Andate a visitarli in questi giorni. Molti so che vengono a Torino anche per le luci della città, eccetera. Andatevi a Cavour 17 poi se noi ci siamo e dite ma vorrei parlare vorrei salutare Alessandro, vorrei salutare Cristina, Erika e Cristina è più che altro qui in studio ma capita anche che lei ci sia eh, in nostra sede e sarà per noi un piacere. Quindi lo dedichiamo con un buon Natale veramente a voi. Siamo qua e rispondiamo alle, ai WhatsApp che stanno giungendo adesso, però gustatevi questo il nostro negozio di Torino e poi torniamo in diretta e ci ricollegheremo proprio a un argomento che viene trattato. Tra l'altro ricordate che diamo anche, i nostri negozi hanno anche degli oggetti, definiamoli un po' di, di col, da collezionismo, dalle lenti di ingrandimento a quelle che sono eh, le bilance per pesare le monete, quindi può essere anche un bel regalo in tal senso. Seguiteci, siamo sempre qua con voi e poi torneremo in diretta. Grazie. Il negozio Balaffi di Torino, situato nella sua sede storica nel cuore della città, è pronto ad accogliervi per farvi conoscere l'affascinante mondo del collezionismo filatelico e numismatico. Siamo con Filippo Profeta, le nuove tendenze del collezionismo nelle monete, cosa che la gente sta cercando? Un grande classico è il marengo italiano. Noi abbiamo di recente lanciato una collezione legata alla storia del marengo in Italia e abbiamo visto che ha avuto una buona presa nei confronti dei nostri clienti, quindi spesso ce la chiedono, altrettanto spesso la proponiamo noi e devo dire che questa è una bellissima collezione che si può affrontare anche con diversi livelli di spesa, quindi approcci differenti, si può fare una bella collezione spendendo... Cifre alla portata di chiunque. Noi abbiamo da poco anche lanciato una nuova tipologia di collezione, anche quindi con un libro che racconta proprio la storia del Marengo e l'importanza che ha avuto nella storia italiana e quindi grazie anche a questa nuova iniziativa della Bolaffi le richieste stanno sempre di più aumentando e di questo siamo molto fieri. Abbiamo parlato con frequenza in televisione anche del famoso progetto, chiamiamolo così, Penny Black. Avete lo stesso riscontro anche in negozio? Sì, sì, la collezione Penny Black viene molto chiesta dai clienti, noi l'abbiamo messa anche in vetrina. È un francobollo che... Veramente in tutto il mondo non si trova un collezionista di francobolli che non potrebbe apprezzarlo, è anche molto bello, è l'eleganza dell'inglese che, che si manifesta in tutto il suo splendore e anche questo è corredato dall'album che offriamo, quindi diamo sempre la possibilità di proseguire eh, un'eventuale un collezione anche dei primi francobolli al mondo. Torino sta diventando una città turistica per tante manifestazioni, anche per la bellezza della città e dei musei. Avete notato anche nel negozio Bolaffi questa presenza? Più che stranieri, qualcuno ce n'è ovviamente. Tanti tanti italiani che eh, in occasione appunto di un po' di tempo libero dedicano qualche ora a conoscere e a visitare in realtà proprio il negozio di Torino, perché la, la sede storica della Bolaffi è proprio qui a Torino. L'idea di entrare nel negozio Bolaffi è anche per eh, fare appunto dei regali come accennavi, non c'è bisogno di cifre troppo elevate, ci sono Francobolli e Monete un po' alla portata di tutti. Assolutamente sì, ci sono diverse tipologie di prodotti eh, non solo alla portata di tutti, ma che vanno a soddisfare anche eh, diverse richieste e diverse necessità, come possono essere quelli di regali, che possono essere pensierini o dei veri e propri eh, regali un pochino più importanti per lasciare qualcosa di concreto a, ai, alle prossime generazioni. Beh, di questi tempi in cui gli investimenti finanziari tradizionali riscontrano qualche difficoltà, un po' nella, nella fiducia delle persone, un po' anche nel eh, concreto rendimento. Eh, quindi le alternative agli investimenti finanziari... Vengono ricercate. Ovviamente, noi trattando monete e francobolli rientriamo fra queste alternative, quindi, io posso parlare per quanto riguarda il mio ambito lavorativo e devo dire che è sempre più frequente avere contatti con persone che cercano questa alternativa, questa soluzione alternativa all'investimento tradizionale finanziario. Ci sono anche persone al di là dell'acquisto incuriosite per conoscere magari quello che può essere una valutazione o quello che hanno trovato dimenticato da qualche parte, lasciato magari dal padre, dai nonni, vecchie monete, e capita anche questo? Capita molto spesso, sì, anche perché la Bolafi dà questo servizio di, eh, di consulenza non solo appunto per chi si vuole eh, approcciare a questo mondo e iniziare nuove collezioni, ma anche per chi ne possiede già o per chi le ha ereditate o se le ritrova in qualche modo e, e dà la possibilità di portarle qui, visionarle insieme senza nessun problema e, e dare una, una consulenza. Alcune persone entrano proprio con l'intenzione di acquistare un catalogo per poter valutare quello che hanno, poi aprono il catalogo e scoprono un mondo che non immaginavano e si appassionano talmente tanto da trasformarsi poi nei nostri stessi clienti, clienti che continuano collezioni che magari subito avevano intenzione di vendere. E, e si trasformano poi in qualcosa di, di eccezionale perché poi far appassionare un adulto che eh, magari non era stato già approcciato da un nonno, un papà che era già collezionista è, è più difficile, ma quando succede sono soddisfazioni. In tanti anni di attività nel negozio Bolaffi, aneddoti ovviamente ce ne è parecchi alcuni anche particolarmente divertenti. Diciamo nell'ambito di quelli che si possono raccontare, abbiamo avuto nel 2006 un nostro giovane cliente che allora compiva 18 anni, come ricordate bene nel 2006 le Poste Italiane dedicarono due francobolli, due foglietti ai neo 18enni. Lui diventava 18enne in quell'anno, eh, il suo francobollo eh, lo conservò però fece una cosa molto avanti, intuitiva, andò da tutti i suoi amichetti di scuola, eh, fece compilare loro la, il modulo di richiesta per ritirare questo, questo, questo francobollo, eh, si occupò lui della gestione di tutto, eh, ritirò il francobollo per conto loro e poi venne da Bolafi periodicamente, veniva da noi a venderci questi francobolli che lui acquistava, perché lui pagava dai suoi compagni di scuola, acquistava, veniva da noi e rivendeva ovviamente. Guadagnandoci qualcosa come è giusto che sia, quindi ha iniziato diciottenne il suo spirito, a manifestare il suo spirito imprenditoriale. Eh, ormai sono passati dieci anni e continua ad essere un ragazzo particolarmente brillante. Ecco. Noi abbiamo un giovane collezionista, Davide, lui è oltre ad essere un grandissimo appassionato di francobolli, eh, molto attento ai particolari, infatti, lui come lavoro fa il tatuatore. Eh, mm, ed è diciamo, in antitesi all'immagine dell'anziano dell collezionista di francobolli con le pinzette chiuso nel proprio studio. In realtà lui è un giovane ragazzo, sta cercando di farsi tatuare da, dai suoi collaboratori eh, due serie di Francobolli: un penny black sulla spalla, se non ricordo male, e la serie eh, della della Rue sul braccio, eh, è un lavoro lungo perché sono molto grandi come francobolli e richiede parecchio tempo, quindi quando finirà la sua opera io gli ho detto che vogliamo poi fotografarlo e pubblicarlo sulla nostra rivista. Un aspetto che, di cui non parliamo molto ma in realtà è un'importante un caratteristica della Bolafia è tutto il mondo che gravita attorno alla moneta e al francobollo, quindi dagli album alle taschine alle pinzette filateliche eh, e so che c'è molta richiesta in questo, vogliamo puntualizzare proprio questo aspetto. Sì, la Bolaffi non solo offre un servizio su quelli che sono proprio eh, le monete e i francobolli, ma ehm, dà anche la possibilità di acquistare diversi accessori. accessori un po' come una cartoleria, ma che sono proprio specifici per collezionare e custodire al meglio questi oggetti eh, d'antiquariato e non che offriamo con le nostre proposte. Quindi ehm, abbiamo proprio un cataloghino anche dedicato, lo si può sfogliare, venire a vedere in qualsiasi negozio o anche sul nostro sito internet. E eh, all'interno di, di questo, veramente spaziamo dalle taschine alle pinzette, come dicevamo, ad album proprio specifici per gli euro piuttosto che per altri altre monete invece più antiche quindi l'invito è quello di avvicinarsi al nostro mondo perché potreste scoprire delle cose che non immaginavate per chi arriva da fuori eh, via Cavour 17 il negozio della sede bolaffi è facile raggiungervi raggiungerci eh, non so i parcheggi sono disponibili c'è un parcheggio vicino per poter collocare l'auto magari a qualche minuto certo è semplicissimo eh... Noi siamo all'interno della ZTL, che però termina alle 10.30 del mattino dal lunedì al venerdì. Il sabato è libero, non c'è la ZTL, quindi non bisogna avere timore ad arrivare con l'auto fino da noi. 200 metri dopo il nostro negozio, su questa via a Senso Unico, c'è un grande parcheggio sotterraneo dove si può lasciare tranquillamente l'auto e pagare all'uscita, quindi in base a, al tempo che eh, richiede la visita o la passeggiata esternamente, poi uno alla fine paga senza doversi vincolare per forza a mettere la monetina. Quindi è comodissimo, direi. E quindi, insomma, a breve distanza dal museo egizio dal Museo del Cinema la visita ai negozio Bolaffi è assolutamente da fare. Grazie Filippo. Il personale del negozio vi attende con competenza e cortesia per offrirvi un'ampia scelta di ciò che non è semplicemente una passione, ma anche una concreta opportunità per diversificare i vostri risparmi. Bolaffi, dal 1890. Per noi la storia è un oggetto da collezione. Benissimo signore, allora un saluto a tutti i nostri negozi, un saluto ovviamente un grazie a voi che state, eh, ci state chiamando e qui abbiamo, non è così casuale la scelta, perché qui abbiamo quei famosi foglietti dei diciottenni a cui faceva riferimento il nostro Filippo Profeta eh, parlando di, eh, di questa particolare innovazione del 2006. Ora... Magari qualcuno, diverse persone li ricordano, altri che non avevano età inerenti o figli con età inerenti eh, dice, ma non, non, non me li ricordavo. Bene, rimediamo subito. Sono diventati un vero e proprio cult, diciamo anche oggi. Attenzione, chiaramente queste taschide protettive sulla, eh, sulla pagina che eh, li ospita eh, falsano un po' la visione e la qualità eh, appunto di questi. Eh, di questo particolare momento, i foglietti ciottenni che eh, ci portano a un 100% di qualità e eh, attenzione: 100% di qualità. La proposta del numero 32 sono del 2006, ma andiamo a seguirli in modo più accurato, e cioè, caro Alberto, io adesso andrò a estrarre eh, questa. Diciamo cartolina che però ospita una taschina ulteriore con all'interno il famoso foglietto dove il valore di Euro 0,45 del 2006 dimostra, visto il prezzo attuale nelle condizioni del, 20, del 100%, dimostra una rivalutazione. Grazie, ah grazie una rivalutazione. Un attimo solo, un attimo solo stai, stai lì che devo riuscire a pescare questo foglio, una, questo articolo del nostro collezionista, una rivalutazione forse non paragonabile a nient'altro, perché con due valori di Euro 0,45, signori, oggi trovate un valore, una richiesta quindi effettiva, di 1000, attenzione, di mille Euro per eh, entrambi. Perché per entrambi? Perché la caratteristica, ovviamente, è quella di una scelta. Eh, un azzurro classico diciamo, eh, per i maschietti, un po' tradizionale, no? eh, e un, eh, un rosa per le femminucce, scusate, uso questo termine vezzeggiativo, ma è un po', era un po' il classico anche nel 2006, no? eh, non è che so, tutto è cambiato. Mm, il, il riferimento però è importante è ad avere le condizioni che stiamo vedendo, quindi queste condizioni di giusta importanza che andiamo a segnalare nell'insieme della nostra proposta. Allora andiamo però a dare, adesso approfittiamo della possibilità di avere i nostri espositori e andiamo a vederli tutti. Allora il foglietto lo riponiamo eh, con cura qui, il foglietto inteso la parte interna eh, che andiamo a vedere e segnalare accanto, questo è il foglietto con il valore dichiarato. Ma deve essere anche presente la busta dei diciottenni e la busta dei diciottenni che andiamo insieme a considerare è proprio questa. Ci sarà una particolarità, l'andiamo ad aprire, il 100% significa la qualità ideale, ovviamente. Il ministro delle comunicazioni, attenzione, parliamo sempre, perché ormai siamo giunti al momento dove si parla di qualsiasi cosa, tutto dice, ah, ma no. Allora, parliamo sempre di storia recentissima. L'andiamo a leggere, carissimo, ministro delle comunicazioni. Andiamo a leggere quello che è la firma in calce, perché allora. L'onorevole Paolo Gentiloni ricopriva questa, eh, questo importante ruolo, vedete un po', è eh, come, diciamo, come nota di cronaca, ormai bisogna sempre puntualizzare questo. La stai vedendo in basso la firma? Sì, l'hai vista bene? Si vede bene? Perfetto. Andiamo a riporre, rispettando le pieghe, il foglietto E, o meglio la busta, la lettera azzurra, andiamo a vedere la successiva che eh, troviamo proprio con il rosa. Analoghe caratteristiche della lettera interna con analoga firma, ecco il rosa poste italiane, veramente quel eh, ragazzo a cui aveva fatto riferimento il nostro Filippo ci vide lungo, eh, ci vide assolutamente bene, forse le ha vendute un po' troppo prima del tempo, non saprei realizzando quando, certamente fu una cosa graduale, ma da un po' di tempo questi foglietti sono diventati qualcosa di molto molto richiesto, ecco l'azzurro eh, per il, eh, diciamo che quello che ricevevano le diciottenni. Eh, All'interno sempre l'integrità e eh, signori parlare di 100% di qualità è importante, eh, devono essere le condizioni ideali, devono essere stati tenuti con assoluta cura, sappiamo di persone che probabilmente li hanno anche cestinati eh, più di uno eh, e questo ovviamente ha contribuito, non stiamo valutando quello, si valuta in bolaffi la quantità di emissioni totali perché non è dato conoscerne il conteggio. Eh. Però questo eh, diventa, diventa importante. Eh, se vogliamo anche ricordare diversi aspetti, sono proprio quelli che erano destinati unicamente ai giovani del 1988. E eh, questo ricordiamolo, possiamo anche porre, riporre in questo modo. E andando a sfogliare una rivista, quella a cui si fa riferimento anche recentemente il collezionista, questa è un numero abbastanza recente, del 2016, eh, vediamo proprio quando c'erano i diciottenni, le diverse iniziative fatte, eh, proprio tutti a caccia ai diciottenni, vedete? Questi erano diversi ar articoli, i diciottenni al rogo, ma speriamo continuino a vivere, per quelli che erano stati distrutti, ad esempio. i Futuri diciottenni in mano del ministero, articoli che giunsero, eh, riservati ai diciottenni e poi ancora diciottenni eh, un francobollo solo per voi. Quindi il primo gennaio 2006 vennero proprio vedeva luce l'emissione diciottenni. Questa è una tappa fondamentale di questo percorso che viene raccontato nella nostra rivista. e collezionista, rivista e collezionista, è rivista che oggi ha una veste eh, differente perché eh, goppa diversi mesi ed è molto interessante, anzi vi invitiamo a chiedere informazioni, se volete abbonarvi, c'è un prezzo speciale proprio di attenzione per voi. Bene, allora. Capitolo ah, A, facciamo comparire già compare proposta numero 32, azzurro e rosa 100% la qualità. Abbiamo anche in questo caso come promesso nell'ultima settimana di trasmissione. Prima del Natale, prima del nuovo anno, prima dell'epifania, poi ci ritroveremo l'otto. Qualche chiamata, quindi questa trasmissione mira. A qualche possibilità, dandola ovviamente nello spazio di questa trasmissione e nella replica che risposte in diretta. Ci sarà sempre la nostra Cristina giovedì. Quindi, se ci vedrete giovedì sera, sentirete parlare di questo, ne approfittate. Se arrivano una o due chiamate adesso, potremo anche far fronte, dipende se ne arrivano cinque o quattro, diremo basta. Non saranno più disponibili giovedì sera. ma... Eh, qualora fossero disponibili potrete comunque entrare nella nostra eh, replica del 21. Allora eh, andiamo, a vedere, eh no, andiamo a vedere un altro aspetto importante perché eh, francobolli e eh, apprezzamenti e eh, foglietti e buste, qui veramente si raduna tutto quanto di questo tipo, portano ancora una volta il certificato di qualità Bolaffi. Eccoli qui, lo so che qualcuno dirà mannaggia io li ho avuti adesso ricomprarli, non li trovo più, ricomprarli a, eh, oppure ho il foglietto ma mi manca il resto, è già qualcosa, però non possiamo ovviamente considerare il prezzo di 1000 euro soltanto una parte di questi e poi attenzione, quello che, di cui stiamo parlando è anche entrambe, qui dice ma guarda mio figlio e mia figlia. Due gemelli diciottenni, già cominciamo a screbare un po' però può esistere, li hanno conservati. Benissimo, benissimo. Scusami, 100% di qualità, andiamo proprio nel dettaglio, forse l'abbiamo già fatto, giriamo pagina dove si vede la lettera, eh, dove si vede busta, lettera e foglietto e proprio nella documentazione di entrambe eh, di entrambe le. Le proposte, ma tutte e due eh, portano a questa eh, cifra, portano a questa realtà. Quindi, m, proposta numero 32, quella che stiamo nuovamente osservando, eh, nuovamente invitandovi proprio all'osservazione. Allora, c'era giunta durante la nostra. Diciamo pausa informativa, ci giunta raggiunta segnalazione nel poter rivedere senza impegno. Quindi la lasciamo a tutti, ma ringrazio il signor Fausto che eh, ci ha fatto segnalazione dicendo cioè, ma non, non prometto nulla, non lo so, vorrei solo rivederla, la facciamo rivedere. L'abbiamo chiesto ovviamente se voleva prelazione. no Non c'è problema, la vediamo e vediamo il Gronchi Rosa. Vediamo eh, la busta eh, con i due Gronchi Rosa ricoperti dal grigio, dal gronchino come in gergo si definisce, il volo speciale del 6 aprile del 1961 e quindi torniamo a mostrarla eh, proprio ricordando, ecco in questo caso, un'unica possibilità, un'unica chiamata, ma non solo attenzione relativamente a questa esatta posizione o le esatte caratteristiche di questa busta viaggiata, ma... Eh, indipendentemente da questa, chiunque ci chieda ma avete eh, due gronchi rosa ricoperti, eh, benissimo, abbiamo questa, eh, signori, non ce n'è un'altra, eh, può darsi esista, eh, non ho adesso presente tutto quanto il, il repertorio dei gronchi rosa su busta, ma eh, si, si di atto, si prenda al volo e si colga al volo questa specifica occasione, questa specifica opportunità che vogliamo dare al nostro pubblico. Eh, quindi una sola chiamata, ricordiamolo, la proposta per la Repubblica per il 1961 ehm, è la numero 31, 40% di qualità, 2320, non vi ripeto magari nel mostrarvi l'e eh, certificato, l'abbiamo visto, lo segnaliamo, eh, potremo rivederlo ovviamente on demand come si vuol dire, cioè specificatamente a richiesta, eh, specificatamente nella realtà e nella possibilità di questa offerta. Allora poi andiamo a rivedere l'incarellata, ma ne diamo voce eh, perché prima è passato semplicemente con un numero di riferimento, il Dante 15 centesimi, il Dante non è emesso. Entriamo nel periodo del regno, 1921, 15 centesimi Aquila, così definito per via dell'Aquila che, che, che custodisce il grande tesoro della letteratura italiana e non solo italiana, diremmo mondiale, che è la Divina Commedia. Per il 600 anniversario di Dante Alighieri non è messo, appunto non venne emesso, quindi a tutti gli effetti è un naturale, 30% di qualità, signori soltanto, lasciatemi dire soltanto, 530 euro. Tra l'altro non linguellato, ricordiamo ancora una volta cos'è la linguella e ci avvaliamo dell'aiuto della nostra regia, se siamo in tempo come, come minuti. La linguella, quella peceta adesiva collocata sulla gomma del francobollo, sul retro del francobollo, un tempo gli album esistevano, eh, sì e no, quello che non esistevano fino agli anni 50 erano le taschine e quindi le taschine per mettere i francobolli non esistendo cosa veniva utilizzato? Alcuni saggiamente, direi quasi in senso profetico, eh, li custodivano in un altro modo. In altri casi, quella peccettina adesiva serviva ad applicare il francobollo collezionato su un album o su un quadernone, perché non è che tutti usassero album eh, certo modo, nel modo attuale in cui noi li, li proponiamo. E allora eh, ci può stare, certamente diminuisce il valore, come lo diminuisce un, un annullo. Questo non è messo, il problema lo riguarda relativamente. Eh, ma l'esistenza della piscina adesiva sul retro. Andava comunque ad alterare, anche se in modo eh, veramente contenuto, poi in altri modi invece non sono certamente contenuti, e quindi lo eh, valutiamo, lo vediamo nella sua interezza e soprattutto lo vediamo nella qualità che adesso vi stiamo offrendo. Pensate che addirittura vi sono francobolli rigommati, vi sono restauri di francobolli, ovviamente ne deve valere la, la pena, già il Dante non è messo. Immaginatelo su una qualità ancora più elevata, ma già un 30% a 530 euro, è un signor Francobollo ed è collezionato non solo da chi colleziona il Regno, ma anche da chi colleziona i naturali della Repubblica, quei famosi Francobolli di forme o non deformi della Repubblica o come in questo caso del Regno. Dicevamo prima che i naturali nascono col primo Francobollo, tutto sommato. Ci sarà sempre quell'errore non voluto che manterrà il, manterrà il Francobollo con certe caratteristiche. Senza arrivare a dire no, non è più un francobollo, è un difforme, ma non deforme. Questo appartiene proprio un po' al senso delle cose. Allora, questa sera, signori, vi faccio vedere. Allora, per chi ci segue, giovedì sera ormai la sera si conclude e vi ringrazio ancora. Vedo in futuro questa replica, la dichiariamo con risposta in diretta a Cristina. Ci sarà sempre. Invece per chi segue questa sera in diretta, cioè martedì, oggi è martedì 19, giusto Cristina? Sì. Benissimo. Allora faccio una picco, un piccolo esempio di quello che andremo a vedere. Eccolo qua. Io spero tra l'altro di darvi una bella sorpresa. Se Massimiliano so che gravita in quella della nostra sede, non so se ce la fa perché a mille impegni mi farebbe veramente piacere averlo non ospite ma padrone di casa insieme a me. Eh, nella trasmissione anche solo per un breve tempo vediamo eh, se non viene so perché è veramente impegnato allora eh, parleremo della prima crociera aerea transatlantica eh, parleremo attenzione di importanti buste legate alla trasvolate andiamo a vedere viene a vedere un attimo questa terra nuova Newfoundland così chiamata del appunto, generale Barbara Flight con un francobollo del, del Terranova e Labrador, che ebbero dei momenti di, diciamo, di forte indipendenza, Vendero, eh, diciamo, in un certo senso, eh, furono territorio inglese, furono territorio francese, eh, poi decisero in un plebiscito di appartenere al Canada, Stati Uniti. Poi, decisero il Canada, scelsero forse la via un pochino eh, più, anche più naturale come confini. Eh, del loro territorio eh, e questo è un francobollo che del 33 la grande traversata transatlantica del generale Balbo porterà appunto da tempo che non lo vedevamo porterà un segno e una possibilità di conferma questa sera stessa oppure chiamando adesso il nostro centralino se eh, dice, no, ma guarda, lo voglio vedere al volo c'è cioè, quanto costa eccetera eh, io sono convinto giovedì sera. Se non dovesse essere confermato, so, presenteremo questa sera. Ti arriverà la minute Cristina una o più chiamate che diranno: ma quanto costa? L'ho visto un attimo, quindi veramente verso la mezzanotte eh, sarà il eh, dici, grazie Alessandro. Eh, no, no, è sempre ben pronta. È sempre ben pronta. Allora Alberto quanto manca? Poco, vedo gesticolare. Eh, ok, perfetto. Siamo ai titoli di coda. Ma questa, adesso in diretta, ci potrete ancora seguire per altre tre ore, vedendo appunto la nostra diretta odierna, eh, grazie intanto Alberto, grazie Enrico, grazie Cristina, siamo, ovviamente siamo qua disponibili, però dopo avremo modo comunque di parlarne ancora eh, con tanti ulteriori inediti, parleremo di antichi stati, andremo insieme a vedere... Eh, delle, delle, delle rarità, le buste appunto, anche le buste. Abbiamo qualcosa, finalmente ritroveremo i voli di Italo Balbo e la Crociera, la prima transatlantica. Eh, vi aspetto successivamente. E invece, un grazie a chi non può seguirci. Eh, un grazie, ovviamente, a questa, a questa possibilità legata alla, alla vostra presenza qui sulle nostre dirette. Arrivederci, Alessandro Gea. Eh, a dopo, vi aspettiamo dalle ore 21 alle ore 24.